Buongiorno a tutti, 15 febbraio 2023 ci ritroviamo col nostro appuntamento annuale dedicato alle novità di bilancio fiscali e quest'anno come l'anno scorso una particolare attenzione sarà data alle tematiche ESG, alle tematiche ambientali che è un po' la sfida dei prossimi anni nel, dal punto di vista dei, dei, dei preparers, dei bilanci e di tutti noi che lavoriamo nel campo. Con me oggi, quindi a questo buon appuntamento annuale curato da BDO, eh, c'è Loredano Genovese, alla mia destra, Alessandra Serena, le nostre due esperte fiscali, con cui parleremo di ovviamente legge di bilancio, della correzione degli errori e di altre piccole, e l'assegnazione gratuita dei so, ai soci dei beni. E poi alla mia completamente alla mia destra Valeria Fazio esperta sostenibilità con cui cercheremo di fare un quadro riassuntivo delle, delle novità che sono molte e saranno sempre più pressanti per le aziende di preparazione di tutto quello che è legato alle tematiche sociali e ambientali di rappresentazione non solo di NF ma all'interno del proprio bilancio. Quindi una, un benvenuto a tutti voi per a, che siete iscritti numerosi come, e di cui ringraziamo per la vostra numerosità di essere iscritti anche quest'anno. Incominciamo con i nostri interventi, eh, passeremo dei singoli, mh, ai singoli relatori e poi nella fase finale faremo un Q&A e arriveranno numerose, ci auguriamo che arriveranno numerose per quanto riguarda gli interventi di oggi. Bene, cominciamo col primo intervento relativo al bilancio. Buongiorno, eh, buongiorno a tutti. Eh, approfondiamo quindi le tematiche relativi ai principi, alle principali tematiche di bilancio 2022. Eh, la prima quindi presentazione sarà dedicata a un overview di quelli che possono essere gli impatti e quali sono le novità relative ai principi contabili. Parliamo quindi nel bilancio 2022, parliamo dei documenti che sono stati emessi dall'UIC nel, nel 2022, il primo è relativo al documento interpretativo 11, relativo alle valutazioni dei titoli, e la valutazione dei titoli eh, riflette il tema del, del momento anche dei mercati finanziari. E il documento interpretativo 11 riprende le semplificazioni fiscali messe contenute nella legge del 122 del 2022, in cui è possibile Derogare all'applicazione del valore di realizzazione e mantenere il costo storico. Questo è sicuramente una facilitazione per quanto riguarda quindi non applicare il valore presumibile di, re, di realizzo ma di tenere il valore di iscrizione. Questo è sicuramente una semplificazione, un aiuto alle aziende anche per in questo momento di difficoltà ovviamente macroeconomiche di liquidità con un dei mercati finanziari che nel 2022 hanno sicuramente scontato particolari eh, difficoltà, adesso dall'inizio dell'anno i mercati finanziari hanno un, un, un rialzo, però questo al 31 dicembre 2022, al fine di non riflettere tale, tale impatto, è stato emanato il documento interpretativo I11. Per quanto riguarda i restanti documenti interpretativi dell'OIC, eh, sono tematiche comunque... Già presenti e già discussi nel, nell'esercizio scorso, scorso. Il documento interpretativo 10 è relativo al tema della rivalutazione dell'allineamento. Quindi ricorderete l'anno scorso con l'allungamento la, della vita contabile ai fini fiscali 18 e 50 anni. La grande discussione che ha portato alla tematica di come. O meno riflettere eh, l'effetto imposto, l'effetto imposto di ferite attive o anche le decisioni di alcune aziende di eh, abbandonare e di eh, l'affrancamento e quindi richiedere l'imposta al rimborso e quindi tutte le tematiche relative alla sua esposizione in bilancio. Gli emendamenti: abbiamo poi una serie di emendamenti ai vari OIC, direi che il, probabilmente il punto più interessante, uno dei, alcuni punti interessanti, uno che vale la pena magari affrontare. Nella giornata di oggi è il tema relativo al, ai limiti per il bilancio consolidato, voi sapete sono i 20 milioni di attivo, 40 milioni di ricavi, 250 dipendenti, in questi emendamenti è, è contenuto il tema di poter applicare nel calcolo un più, su base aggregata con un 20%. Il documento, il documento interpretativo 9 eh, parla della sospensione degli ammortamenti, vedremo in seguito come la sospensione degli ammortamenti è stata estesa anche al 2022, questo sempre per permettere alle aziende che applicano l'OIC di essere in maniera più, di poter in maniera applicare questa norma e di, nel caso di difficoltà di mantenere i livelli patrimoniali. Il documento interpretativo 7 parla di rivalutazione dei beni e quindi tutte le tematiche relative a quello che avevamo già analizzato negli esercizi scorsi relativi alle imposte di, 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 di affrancamento relativa alla rivalutazione dei beni. Il principio contabile UIC 35 è il primo principio contabile degli UIC relativi agli enti del terzo settore applicabile per l'anno. C'è una tematica in questo momento in discussione relativa all'applicazione dello IC35 e degli enti del terzo settore, quando applicarlo o meno, e quindi al primo anno in cui l'ETS diventa. Sapete che il RUNS, il registro unico degli enti del terzo settore, è diventato in questo momento applicabile, quindi diventa applicabile nel momento in cui si prepara un bilancio nel terzo settore lo IC35. Gli altri due principi contabili, quello per le cooperative, ne parliamo per nel 2023, è anche il famoso e molto dibattuto. OIC 34 relativo ai ricavi è un, è un principio contabile di cui è in discussione da, da, da alcuni anni che sarà applicabile nel genna dal gennaio 2024. Ovviamente l'OIC 34 che abbiamo visto riprende alcuni spunti dall'IFRS 15 sarà un principio contabile che avrà un impatto importante e da qui l'invito sicuramente a, tutti a tutte le società, a tutti i preparer di, eh, di iniziare già dal prossimo anno a fare delle analisi di transizione per l'applicazione dell'OIC 34. Uh, parliamo dello C35 brevemente, abbiamo visto che lo C35 si applica al, agli enti del terzo settore, hanno delle loro particolarità, hanno delle fattispecie tipiche di quello che riguarda l'ente, il loro bilancio. Ricordiamo come il principio contabile sia, sia corredato da quattro appendici. Nel quale siano riportati i schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Tipico degli enti del terzo settore sono, è anche la preparazione della cosiddetta relazione di missione, e quindi tutte le informative e le informazioni che vanno indicate nella relazione di missione fanno parte dei contenuti dell'OC-35. Uh, quali sono le caratteristiche degli ETS, dei principi contabili relativi ai, al terzo settore? Ricordiamo che il terzo settore ha delle tematiche particolari, okay? dei postulati di bilancio come la valutazione della continuità aziendale, che sono valutazioni diverse da un soggetto non diciamo, nel terzo settore. Ci sono poi delle particolarità legate per esempio alle transazioni sinalagmatiche, che sono delle transazioni ovviamente di particolare... Eh, tipo relativo come le quote associative e gli apporti dei soci fornitori, in cui nel momento in cui si applica l'UC35 si prepara il bilancio del terzo settore, questo principio contabile ci dà delle determinate regole di, di ingaggio di applicazione. La sospensione degli ammortamenti, ne abbiamo parlato prima, eh, è, è stata confermata anche al bilancio di quest'anno, al bilancio 2022, quindi la sospensione determinata da particolari tematiche, può essere sospese parzialmente nel bilancio 2022. È fondamentale che chi applichi la sospensione parziale degli ammortamenti eh, dia questa informativa e oltre a dare l'informativa eh, c'è l'obbligo di destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente e nel caso in cui tali utili non ci siano, non siano sufficienti, vincolare gli utili dei prossimi esercizi. È sicuramente una normativa particolare, una normativa che si applica soltanto ai, ai bilanci OIC, è una normativa che va gestita con cautela, perché ovviamente manca una parte importante di costi che, pur non avendo impatto da un punto di vista monetario e quindi finanziario, Comunque, a riflessi importanti a livello di patrimonio netto. Ovviamente, tutte queste normative sono state volte a salvaguardare in un'epoca Covid quello che potevano essere i patrimoni netti, l'applicazione quindi dei, del 2446-2447 nei bilanci delle società. Uh, abbiamo anche sempre per quanto riguarda il, il. ricordavamo prima il documento interpretativo 10, il documento interpretativo 10 è invece legato a quello che può essere l'impatto dello spostamento della, della, della vita utile relativa all'applicazione del, de, delle rivalutazioni dai, dai 18 anni ai 50 anni. E questo applicava ovviamente perché diventa un, un, un orizzonte temporale molto più ampio e anche poi legato al fatto che pur di, di, nel caso in cui ci fosse la possibilità di mantenere la deducibilità ai 18 anni, cioè stata, ci sarà la possibilità di fissare, di versare delle misure aggiuntive di dell'imposta sostitutiva. Uh, legge di bilancio, documento 10, sempre rileva mo la modifica del periodo temporale degli ammortamenti e dei beni rivalutati, quindi abbiamo un'iscrizione di imposte differite. Qual è la tematica dell'iscrizione delle di imposte differite? Che una volta che vengono iscritte le imposte differite, per esempio in ambito AFRS, ricordiamo che in ambito AFRS a fronte dell'affrancamento, della, della, dell nasceva e venivano contabilizzate le differite attive. Ovviamente questo cambiamento normativo di, di spostamento della vita utile porta a che le differite attive potranno essere beneficiate in un arco temporale che dai 18 va vale ai 50 anni. E in questo momento quindi diventa fondamentale, diventa importante capire se tali differite attive innanzitutto come vengono calcolate e se il loro ferveglio, il loro valore di, eh, di recupero possa essere supportato in un arco temporale così lungo. Quindi abbiamo una tematica sia da un punto di vista dei principi contabili italiani sia una tematica dei principi contabili internazionali nel momento in cui abbiamo iscritto delle differite attive nei bilanci. Eh, la deroga alla copertura delle perdite, anche questa è una normativa particolare, una normativa che ovviamente va, eh, va considerata e applicata con cautela Abbiamo visto che ovviamente ci sono, nel, secondo la normativa italiana, ci sono nel, nell'ambito delle cause di scioglimento e di, di ricostruzione del capitale sociale, ci sono dei fissati dei limiti ben precisi. Ora è importante eh, per, in applicazione del 2022 queste deroghe, questi limiti possono essere derogati, possono non essere applicati dal momento in cui ci sono la, la possibilità che la società decida di non applicare tale deroga. Quindi è sempre importante che il, nel momento in cui si venga applicata la, la deroga alla, alla, alla ricostruzione del capitale, che comunque ci sia adeguata, eh, informativa, eh, adeguata informativa nel bilancio, eh, comunque gli amministratori restano obbligati a convocare senza indugio l'assemblea. E va dato eh, nel bilancio la nota integrativa adeguata e informativa sulla tempistica di ripianamento delle perdite e sulla ricostruzione del capitale sociale. Payback e dispositivi medicali: questo è un argomento molto attuale, è una normativa che è presente e applicata da, da molti anni, ma ha avuto un'accelerazione negli ultimi mesi. Stiamo parlando degli obblighi di compartecipazione delle imprese allo sforamento dei tetti di spesa sanitaria tra il 2015 e il 2018. Uh, questi obblighi di payback che sono stati stimati in circa 2, ,2 miliardi e 2, fanno parte della legge di bilancio e sono stati stanziati dalle varie regioni. In questo momento eh, c'è una serie, una parte, è partito un dialogo uh, tra, le, tra le, le associazioni di categoria e il governo al fine del, di valutare l'impatto, è un impatto molto significativo da un punto di vista contabile. Quello che possiamo, che possiamo definire e che indichiamo in queste slide è che, ovviamente, a livello contabile la norma è enacted, quindi attuale, e quindi dà luogo all'iscrizione del fondo per quanto riguarda la passività, che le singole aziende che hanno devono compartecipare, devono quindi devono stanziare i propri fondi per versare tale contributi alle regioni ultimamente è stato il termine di versamento è stato rinviato al 30 aprile 2023 ma sappiamo comunque che ci sono numerosi contenziosi avviati anche presso il TAR ovviamente in questo momento è, è, è ogni settimana la settimana che, in cui la situazione può evolvere correzione di errori contabili ne parleremo dopo con, con Loredana Genovese eh, sostanzialmente la legge di bilancio stabilisce che le imprese Possono determinare e quindi possono portare alla correzione dei contabili dei precedenti esercizi. Quindi parliamo di OIC29, ne parleremo in maniera più dettagliata nella successiva presentazione con Loredana. Or, terminiamo, approfondiamo la, la, la presentazione sul bilancio con le tematiche di quelle che a nostro giudizio sono le priorità del bilancio 2022. Abbiamo portato in questa slide un print screen delle, del public statement dell'ESMA. L'ESMA è l'associazione delle autorità che regolano i mercati finanziari. Ovviamente queste raccomandazioni sono raccomandazioni che vanno applicate uh, sia alle società che applicano i principi contabili italiani sia ai principi contabili internazionali. Nascono indirizzate alle società quotate ma danno degli stimoli, danno delle indicazioni anche alle società non quotate, quindi che applicano i OIC. Quali sono i tre focus che l'ESMA dà per i bilanci 2022? Sono i rischi climatici, quindi come riflettere? nel bilancio eh, i, i rischi climatici, sono il conflitto russo-ucraino e sono tutte le variabili macroeconomiche che possono impattare. Variabili macroeconomiche come l'inflazione o come l'aumento dei costi delle materie prime o dell'energia che hanno avuto e avranno un impatto molto importante nel, nel bilancio e quindi nella disclosure e quindi nel, nel capire quale grado di informativa di impatto ha nel bilancio. Conflitto Russia-Ucraina, qua quindi si fa riferimento ai recenti statement dell'ESMA e anche dello IOSCO. Eh, nei bilanci del 2021 già ovviamente c'era un focus sull'invasione, sul conflitto russo-ucraina, ma era un post-balance event, quindi un bilancio dopo la chiusura dell'esercizio e quindi in grado di informativa. Quest'anno è un bilancio, è un evento dell'esercizio, quindi va valutato adeguatamente quale può essere l'impatto nel bilancio. Abbiamo quindi sicuramente l'impatto da dare a, a livello del conto economico. Abbiamo un impatto relativo al fatto di riflettere o meno se nelle società controllate c'è stata una perdita del controllo del controllo congiunto o meno quindi delle società partecipate da gruppi che hanno nelle società russe. Abbiamo il tema appunto del discontinuo operation nel momento in cui si decida di uscire dal mercato russo. Abbiamo un tema relativo all'imperment test, cioè quindi al tema delle forniture di gas e potenziale razionamento di energia di alcuni settori. Un altro tema molto attuale è sempre relativo al tasso ufficiale, al tasso di conversione del rublo abbiamo ricevuto come funzione tecnica di BDO alcune alcune consultazioni di di consultazione su come determinare il cambio di, di, di fine anno del rublo Ovviamente da marzo del 2022 la Banca Centrale Europea non fornisce più i tassi ufficiali di conversione, quindi c'è la necessità di adottare un cambio calcolato in maniera differente. E molto spesso vengono utilizzate altre piattaforme oppure vengono utilizzate un sistema triangolare con altre valute. È comunque necessario nel momento in cui venga utilizzato questo determinato cambio dare un'adeguata un, un, un disclosure, un'adeguata informativa di bilancio. Incertezza del contesto macroeconomico. Abbiamo l'altra incertezza del contesto macroeconomico, sicuramente l'impatto di quello che può essere il going concern e soprattutto l'impatto dei costi dell'energia sull'attività, impatto dell'inflazione, cioè quindi alla fine probabilmente l'impatto del, del conflitto Russia-Ucraina da un punto di vista operativo ha avuto meno impatto di quello ci, che si pensava in passato perché perché il, probabilmente i il legami con la Russia-Ucraina Russia sono minori di quelli che si poteva passare in, in, in pensare nel, nel passato, mentre ha avuto un impatto molto più importante per quanto riguarda l'impatto inflattivo e l'impatto sui costi dell'energia. Infatti i costi dell'energia, quindi in realtà la guerra, ha prodotto un impatto più, più, diciamo, cross relativo a tutto quello che può essere relativo all'aumento dei tassi di interesse, all'aumento del costo inflattivo, inflattivo ovviamente legato all'aumento dei costi energetici. E que in questo frangente c'è l'ESMA appunto che chiede di, dare, di fornire informativa adeguata per quanto riguarda l'impatto inflattivo l'impatto macroeconomico di queste determinate tematiche. Lo IOSCO, che è comunque invece, mentre l'ESME a livello europeo, lo, lo IOSCO è l'organizzazione a livello internazionale. Lo IOSCO riprende e sostanzialmente allinea quelle che possono essere le tematiche che vanno approfondite nei bilanci. Quindi, possiamo, rimettiamo in evidenza quello che può essere il going concern e la continuità aziendale mettiamo in evidenza innanzitutto che bisogna dare adeguata informativa ai giudizi significativi alle incertezze della stima e va data ovviamente adeguata informativa anche a tutti i bilanci successivi alla chiusura del bilancio eh, ci auguriamo ovviamente che non ci siano <ride> degli eventi di così impatto ricordiamo che nel 2020 ci fu il covid come impatto significativo dopo nel 2022 ci fu la guerra russa-ucraina, quindi ci auguriamo che quest'anno, 2023, non sia caratterizzato dalla presenza di eh, impatti così significativi, di eventi così significativi da essere riflessi comunque nella disclosure, di, nell'impatto dei bilanci. Comunque è sempre un focus, visto che ovviamente i termini molte volte si prolungano di chiusura del bilancio, a quali siano gli eventi dopo la chiusura del bilancio. Eh, un tema molto attuale, visto quello che è successo le settimane scorse, è la cyber security quindi sono gli incidenti di sicurezza informatica eh, ed è importante nel caso ci sia stato un coinvolgimento anche dopo la chiusura dell'esercizio dare adeguata informativa su quelli che sono tali incidenti di sicurezza informatica e quali possono essere gli impatti sull'emittente. Un altro tema molto, molto attuale ma che è un po' di anni anche comunque viene discusso è il tema dei, delle alternative performance measure i cosiddetti non gap measure. Nel momento in cui vengono utilizzate delle misure di riferimento che non sono sancite i principi contabili internazionali, tipico l'EBITDA, va data e adeguata informativa su come viene calcolato e di mantenere coerenza da un esercizio al successivo. Uh, L'altra tematica di cui è un po' passo dopo passerò la palla e che può, sarà approfondita da, da Valeria Fazio è il tema relativo ai rischi connessi ai cambiamenti climatici. Eh, quindi parliamo di DNF, parliamo di disclosure, di dichiarazione di carattere non finanziario, ma parliamo anche di informativa eh, per quanto riguarda i cambiamenti climatici, riflessa sempre di più nei bilanci, non solo DNF, solo nei bilanci diciamo, ordinari. È importante che questa informativa relativa ai rischi climatici non sia copia e incolla, non sia quello che viene definito in inglese boilerplate, cioè la targa eh, messa e copiata più volte. È importante che questa informativa sia un'informativa teorizzata e eh, pensata in relazione alla società che sta preparando il bilancio. E oltre a essere un'informativa adeguata, è importante che questa informativa si parli nel caso in cui venga preparata la DNF, quindi che non siano due binari separati. però i rischi connessi ai cambiamenti climatici, che possono essere riflessi a livello di impairment, a livello di valore di recuperabilità, a livello di magazzino, a livello futuro appunto di flussi di cassa, diventano sempre più vincolanti e sempre più importanti da essere riflessi nel bilancio. Uh, tutto questo ovviamente è una valutazione che va data mh, per evitare il greenwashing, cioè uno dei rischi ovviamente con la, con la tematica relativa ai cambiamenti climatici, l'informativa relativa adatta ai, alle, alle tematiche climatiche, è quello di evitare il greenwashing, cioè di ripetere dell'informativa che magari ha poca applicabilità alla società e va, ed è un po' un copia e incolla. Questo è il primo, penso. E input che viene dalle autorità, quello di evitare il greenwashing e comunque focalizzarsi sull'informativa relativa ai connessi ai cambiamenti climatici. E quali sono gli impatti, dove possono essere gli impatti? Noi abbiamo riflesso alcuni come possono essere sicuramente a tasso di sconto nei flussi di cassa futuri, quale è essere il punto di riflesso nelle analisi di sensibilità, nei prezzi dei commodity e tutto quello che poi è relativo per esempio alla sottoscrizione o meno di contratti di acquisto di energia. Abbiamo visto come nel 2022 sicuramente l'energia e il costo del gas ha avuto un impatto dirompente sulle aziende, specialmente quelle industriali, ovviamente quindi quello che raccomandiamo a tutte le aziende in chiusura di bilancio di quest'anno è di dare una particolare attenzione all'informativa relativa al rischio energetico e al, rischio e al costo dell'energia. Chiudo la mia presentazione con, una, con una, piccola, una piccola slide relativa a tutte le informative che, a tutte le pubblicazioni come video. Sono disponibili sul nostro sito, possono essere scaricate. Ovviamente, il, possono essere anche eh, la mail, il marketing, bdo.it, possono essere richieste copie PDF. In aggiunta a queste pubblicazioni, come Bdo, abbiamo anche una collana con Franco Angeli relativa alle te ma maggiori tematiche dei principi contabili e di rischio che potete trovare sul nostro sito bdo.it. Quindi, vi ringrazio per l'attenzione, per questa overview di quello che può essere relativo al bilancio 2022 e adesso passo la parola alla, a Loredana Genovese dove, a pro, con cui approfondiremo il tema relativo alla correzione dei rilevanti. È un tema quindi cross fra principi contabili e principi fiscali, ne tratta lo 29 e, e, e fa parte della legge di bilancio, quindi adesso ne parliamo e ne approfondiamo con Loredana Genovese. Buongiorno a tutti, come ha anticipato Stefano, oggi vi parlerò un po' del trattamento fiscale dei loro contabili e poi dopo prenderemo un po' la parola io e la mia collega Serena, uh, Alessandra Serena, uh, per discutere di un piccolo focus su alcune novità fiscali della legge di bilancio che volevamo un po' condividere con voi. Allora, se siamo tutti d'accordo inizieremo un po' ad entrarmi nel, nell'argomento come anticipava anche Stefano ovviamente eh, questa tematica nasce proprio dalla, dalla problematica di rilevare eh, contabilmente dei fatti di gestione quando si gode il bilancio e lì dove si possono ravvedere si può ravvedere la necessità di correggere errori commessi in periodi di imposta in, in esercizi precedenti in questi casi sia che si tratti di errori matematici ehm, o anche errori diciamo, di errate interpretazioni di fatti, eh, di fatti contabili a negligenza nel raccoglimento delle informazioni e così via, è necessario determinare da un lato il corretto comportamento contabile da seguire ovviamente nel, nel bilancio da approvare e dall'altro però valutare la rilevanza fiscale e la metodologia di, di correzione che come vedrete ha subito varie modifiche diciamo negli anni eh, ed è quello ovviamente l'aspetto che poi noi toccheremo di più diciamo avendo un, un taglio fiscale eh, quindi ci soffermeremo velocemente e brevemente sulla rilevazione degli errori seguendo un po' quello che lo C2029 eh, richiamano lì a sotto e poi ovviamente approfondiremo invece la tematica fiscale Partendo da quella che è stata la prima, il primo trattamento, il primo intervento dell'amministrazione finanziaria in merito a questo tema, Attraverso la circolare ministeriale 31 del 2013, fino ad arrivare poi alla, alla vera diciamo, uh, evoluzione di, di, di trattamento di questa tematica con uh, avvenute tutte e due nel 2022, prima con il decreto semplificazione, ovvero il DL 73 uh, del, del giugno 22, fino poi ad arrivare alla legge di bilancio 197 che in qualche modo ha riformulato, ricalcando quello che era stato già definito nel, nell'ambito del DL semplificazione, dando però un taglio uh, diciamo, uh, particolare che è un po' anche stravolto la portata e, 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 e diciamo, la metodologia che era stata introdotta soltanto pochi mesi prima. Allora diciamo al punto 5, 29, quindi nella nuova formulazione uh, richiama il concetto di rilevanza dell'errore che è quello che poi assolutamente prende uh, Uh, spunto dal principio contabile uh, dal, dal principio IAS, IAS 8 in particolare è stata definita quindi la distinzione tra i rilevante che sono ovvero quelli che da soli insieme agli altri errori riescono a influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio per gli stakeholder, quindi impattano in, in maniera uh, importante anche sulla conformità del bilancio. Gli errori rilevanti, non rilevanti, sono quelli ovviamente per differenza che non hanno un impatto così rilevante da poter intervenire uh, diciamo, nella, nella logica del postulato anche della rappresentazione veritiera e corretta uh, dei, dei fatti di bilancio. La rilevanza, rilevanza di un errore però uh, nell'ambito del, del principio Contabile deve essere valutata con riferimento al bilancio dell'esercizio in cui l'errore è stato rilevato e non nell'esercizio in cui è stato commesso, quindi in qualche modo eh, si dà valenza contabile al, all'errore nell'anno stesso in cui viene, viene contabilizzato. Uh, diciamo che la correzione uh, no, contabile degli errori rilevanti e non rilevanti in genere ha un, ha un, ha un impatto diverso, gli errori, la correzione degli errori non rilevanti commessi negli esercizi precedenti in ogni caso viene contabilizzata direttamente a conto economico, quindi diciamo, non ha una, un, un problematiche di gestione anche di risultato di bilancio perché impatta sull'esercizio, sul risultato sull sull di, uh, di, 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 di esercizio, quindi diciamo l'impatto è immediato. Quelli invece. Um non rilevanti, Per i per errori invece rilevanti l'OEC ehm, individua, abbiamo già detto, l'anno di competenza contabile, l'esercizio in cui viene eh, definito, viene quantificato e viene risolto l'errore. Ovviamente ci devono essere le due coincidenze, l'errore deve essere stato individuato e poi devono esserci proprio tutte quelle che sono le, disponibili, le informazioni disponibili e tali da permettere il corretto trattamento nell'anno in cui si, si determina la correzione. La correzione di errori rilevanti, diciamo, in base al proprio principio contabile dovrebbe essere imputata non a conto economico ma generalmente al saldo di apertura del patrimonio netto. Nell'esercizio in cui si individua l'errore. In questo modo quindi il principio contabile suggerisce: non è un obbligo, però suggerisce di fare la, la rettifica, che può essere chiaramente un aumento o diminuzione, a seconda chiaramente che si parla di poste positive o, o di poste attive o di poste um, negative, uh, nella, nella voce del patrimonio netto, utili portati nuove. Ovviamente non esclusa la possibilità di usare altre, comunque altre voci del patrimonio netto. Uh, in genere poi uh, si suggerisce anche di fare fini comparativi del bilancio. Come Chiaramente, degli assunti no, dei bilanci civilistici. Di fare una modifica da, da commentare in nota integrativa con riferimento alle modifiche intervenute per dare poi, comunque, quel rispetto del principio di diciamo coerenza e di, 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 di comparabilità dei bilanci da un esercizio all'altro. Um, chiaramente, poi ci sono casi in cui gli errori contabili sono di una portata tale ovviamente da rendere in qualche modo nulla anche la, la visione in sé stessa del bilancio, e quindi a questo punto si può arrivare ad una correzione che richiede direttamente la, il rifacimento del bilancio di esercizio e l'approvazione la, um, la, successiva, quindi diciamo, l'impatto può essere assolutamente rilevante quando in questo caso l'errore produce degli effetti uh, tali da rendere nulla l'approvazione del bilancio precedente. Uh, fatta quindi questa premessa, che ovviamente mh, è importante uh, farla ed è doverosa perché ci permette anche di, com di comprendere un po' come è stato l'escurso del trattamento fiscale di errori contabili, il primo passo, il primo step che è stato poi. Fatto per definire come trattare fiscalmente i errori contabili, è intervenuto con la circolare uh, dell'Agenzia delle Entrate uh, numero 31 del, 2000, del 2013, poi è stata, come avevamo già detto in premessa, completamente un po' rivista dal DL Semplificazioni e fine poi la legge di bilancio. La circolare uh, 31 in realtà aveva definito quindi dal punto di vista fiscale la deducibilità dei costi e l'imponibilità dei proventi derivanti dalle correzioni degli errori, ehm, legando però come dire, la valenza fiscale all'esercizio in cui l'errore era stato commesso. Quindi in qualche modo non dà spazio, mentre il principio contabile dà una valenza comunque contabile all'errore nell'anno in cui viene rilevato, l'aspetto fiscale invece non ha in qualche modo l'impatto fiscale invece ha comunque voluto delimitare ovvero in ogni caso la valenza fiscale all'anno ancora all'anno in cui l'errore doveva essere corretto quindi non doveva essere effettuato per questo motivo per poter ovviamente intervenire con la deducibilità o l'imponibilità dei componenti uh, di reddito uh, diciamo corretti nell'anno in un anno successivo si doveva intervenire uh, necessariamente con la presentazione della dichiarazione integrativa che in questo modo permetteva di riportare indietro in qualche modo rettificare l'errore ricalcolando le imposte determinate in modo non corretto nell'anno in cui l'errore è stato determinato. Ehm, quindi, diciamo che la, 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 la differenza, la distinzione, c'è cioè proprio questo taglio, questa dicotomia tra quello che è l'aspetto contabile e quello che invece è l'aspetto fiscale che rimane ancorato alla, alla competenza dell'anno in cui l'errore è stato fatto. Diciamo quindi che è proprio questo un po' il senso, ovvero che l'applicazione del principio di delegazione rafforzata, in ogni caso ai fini fiscali, si è stabilito che non può determinare il riconoscimento fiscale della correzione nel periodo in cui sono emersi gli errori, proprio perché non, non può andare diciamo, contro quello che è il principio di competenza fiscale dell'articolo 109 del TWIR. In questo modo, allora, cosa succede? La circolare evidenzia chiaramente due, due situazioni in cui il contribuente non è imputato un componente negativo di reddito nel corretto esercizio di competenza interviene ovviamente con una rettifica che può essere stata fatta direttamente uh, a, stato, a conto economico oppure uh, a stato patrimoniale al fine diciamo, di correggere di dare la corretta evidenza contabile o il caso in cui il stesso trattamento però per un componente positivo in questi due casistiche ovviamente come ci si deve comportare per risolvere da un punto di vista fiscale ovviamente da una parte abbiamo già detto viene, viene presente la dichiarazione integrativa che consente in ogni caso di risolvere il tema nell'anno, nell'esercizio in cui questo deve essere, eh, essere fatto, però ovviamente si deve intervenire anche da un punto di vista di determinazione della base imponibile, intervenendo diciamo, nel caso diciamo, della, 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 di, di specie, intervenendo con una variazione o positiva o negativa, una variazione in aumento, una variazione in diminuzione, al fine di sterilizzare l'impatto. Diciamo sul, sul risultato di bilancio della correzione contabile che è stata apportata, quindi lì dove è stata fatta una correzione per un costo avremo ovviamente un impatto uh, che deve essere sterilizzato con una variazione in aumento che evidenzi quindi uh, che, 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 uh, scusi, che elimini la possibilità di determinare una doppia, uh, una doppia deduzione della posta, allo stesso modo lì dove c'è una rettifica di un componente positivo di reddito deve essere uh, fatta una variazione di diminuzione al fine di evitare una duplicazione di tassazione. Per, per l'esercizio in cui è intervenuta questa rettifica. Diciamo che la, la soluzione fiscale viene definita sempre tramite l'onere della presentazione di una dichiarazione di redditi integrativa, e ovvio che anche lì c'è un po' la tematica che questo sistema, in qualche modo, uno trova il vincolo della, degli anni in cui era possibile fare emendare le, le dichiarazioni integrative, e quindi anche la, la possibilità che questa procedura richiedesse eh, lì dove c'erano errori che avevano impatti negli esercizi di imposta successivi eh, delle, la, la necessità di intervenire con dichiarazioni integrative a catena. In questo, chiaramente, sì, abbiamo fatto un po' questa slide solo per richiamare quello che un po' in qualche modo uh, aveva impatto proprio su questa, sul trattamento uh, fiscale uh, legato alla circolare 31, ed è proprio la, il decreto legislativo 322, che nel comma 2 con, uh, 2 con il comma 8, 8 bis, aveva definito quella dicotomia di trattamento degli errori fiscali in qualche modo, perché aveva definito la dicotomia tra la dichiarazione integrativa a sfavore e quella a favore. Integrativa a sfavore, in effetti, aveva l'opportunità di essere portata, di essere presentata attraverso il termine lungo, ovvero per tutti gli anni eh, diciamo, relativi alla, alla, al termine di, di, di accertamento, gli anni aperti all'accertamento fiscale, mentre invece la dichiarazione a sfavore ha i limiti di poter essere integrata soltanto entro il termine della presentazione e della dichiarazione successiva. Per tutti quelli che erano errori diciamo, che dovevano essere eh, riconosciuti da cui chiaramente con la dichiarazione integrativa emergevano dei crediti, eh, si, ricorreva, si poteva ricorrere a una vera e propria istanza di rimborso eh, fatta nei 48 come dalla norma. Quindi questa dicotomia, dicotomia di eh, trattamento no, della dichiarazione integrativa è, è a favore e a sfavore abbiamo in qualche modo anche un po' complicato la posizione diciamo, delle, delle dichiarazioni integrativa per, per le correzioni contabili e questo interviene il decreto legge 193 che è intervenuto riformulando proprio le, il trattamento delle dichiarazioni integrative, quindi riformulando l'articolo 2 del DPR 3 e definendo che cosa, quindi in realtà le, sono tre le cose che in qualche modo hanno sono intervenute che poi hanno avuto una rilevanza importante proprio nella tematica degli errori, cioè, uno, il fatto di avere un allineamento tra quella che è la tempistica per la presentazione delle dichiarazioni integrative a sfavore, come quelle a favore, quindi tutte sull'arco degli anni aperti ad accertamento. Poi eh, una cosa mirata proprio alle dichiarazioni eh, a favore, quindi lì dove doveva essere rettificato un, un, un costo eh, che quindi aveva determinato un credito in seguito alla dichiarazione integrativa, e cioè l'integrazione di questo meccanismo correttivo attraverso un, un quadro della de dichiarazione dei redditi, eh, della dichiarazione dei redditi il quadro DI che permetteva di evidenziare eh, tutte le, le posizioni, tutti i recuperi, tutti i crediti eh, legati alla, alla correzione la correzione contabile con il patto fiscale senza dover ricorrere a svariate dichiarazioni integrative a favore. Quindi era, questo, era stato integrato questo quadro che era un po' riprilogativo proprio dei crediti per consentire poi ovviamente, dato che il credito deve essere riportato in dichiarazione, di, uh, di poterlo recuperare in maniera diretta. Poi vabbè, in ogni caso c'è stato anche nell'ambito in seno al DL196 anche l'allungamento di anni di accertamento da 4 a 5. Però è col decreto legge semplificazioni, quindi il 73 del 2022, che in realtà si arriva a una vera e propria rivoluzione del trattamento dei errori contabili perché uh, finalmente si estende il principio di derivazione rafforzata anche alle poste contabilizzate per effetto dei processi di correzione di errori contabili in applicazione proprio all'OIC 29. Quindi in qualche modo si dà una derivazione piena, una derivazione uh, rafforzata, ecco per questo, a quello che viene definito contabilmente, quindi anche con impatto fiscale, sia è finita e che finire app L'intervento del DL73 è stato proprio mirato direttamente a modificare quello che è l'articolo 83 del TWIR, integrando proprio diciamo, un po il commento che tutti i criteri di imputazione temporale uh, posti nell'articolo 83 ovviamente venivano estesi anche in relazione alle poste contabili a seguire le correzioni uh, di errori senza quindi proprio, proprio, chiarito, senza più ricorso alla dichiarazione integrativa. Questa cosa vuol dire proprio in, in parole semplici, che tendenzialmente le rettifiche fatte così come le C 29 ci permette di mettere nell'anno in cui ce ne rendiamo conto, ci permette questa normativa adesso ci permetteva di tassarle nell'anno in cui tassarle, ridurle, quindi fare veramente avere, dare l'impatto fiscale nell'anno in cui uh, l'errore uh, veniva rilevato, quindi diventano costi di competenza dell'anno in cui lo rilevi. Da un certo punto di vista questa è una vera semplificazione. Chiaramente per chi è poi dei lavori, no? che detto dei lavori sa quanto è stato complicato negli anni dover fare le, le, le analisi delle dichiarazioni integrative, quanto l'impatto di questi errori poteva avere riflessi negli anni precedenti e, e come uh, ricorrervi. E in più diciamo, questo nuovo uh, trattamento consentiva in qualche modo anche di rendere stabile e definitiva la dichiarazione fatta nell'anno in cui era stato commesso l'errore, perché la valenza fiscale viene data solo nel momento in cui. Si, eh, si, si, si arriva, si, si interviene con la rettifica. Quindi eh, ripetiamo, quindi, tendenzialmente questa semplificazione che viene proprio anche chiarita nella relazione illustrativa dell'IL eh, consente proprio di rendere stabili ogni periodo di imposta con le determinazioni che sono state fatte, quindi di, consente ovviamente di modificare, di trattare come competenti costi o ricavi quelli che sono stati categorizzati nell'anno in cui viene posta in esse la rettifica. Uh, velocemente diamo un po' lo sguardo a quello che è il diciamo, il, uh, a quali soggetti può essere rivolta uh, chiaramente l'articolo, la nuova normativa in vigore, quindi si riferisce ai soggetti di Asi e FRS, ai soggetti ABCI adottare e poi le microimprese che adottano, che hanno optato per la determinazione del bilancio in forma binaria. Um, diciamo da questo deriverebbe anche, deriva anche l'applicabilità a quelle che sono le stabili organizzazioni di società uh, non residenti, le cui reddito imponibile comunque è ovviamente determinato secondo quelli che sono i principi dell'articolo 83. Chiaramente rimangono esclusi, quindi ovviamente come, uh, come per differenza, tutte quelle che sono le microimprese che ridicono i bilanci secondo modalità semplificata sensi del 2435 TER, quelle che lo fanno in forma abbreviata sensi del 2435 BIS e poi chiaramente tutte le imprese duali le società di persone che proprio ovviamente non possono per, per norma, non possono applicare il principio di derivazione rafforzata. La norma però pone un limite al, al suo ambito applicativo, stabilendo che non si può applicare uh, ai componenti negativi di redditi per i quali comunque è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. Quindi, ovviamente, fa riferimento al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Questo perché, ovviamente, la logica diciamo, di, questa, di questo vincolo è quella di dire che la rettifica della dichiarazione non può comportare comunque in ogni caso una riapertura dei periodi di imposta, e quindi estendere gli anni di, uh, di accertamento. Al contrario però chiaramente per le poste invece, um, per le poste invece di reddito quindi che hanno, danno un incremento, danno un incremento del, della parte del reddituale non c'è un limite al, agli anni diciamo, di applicabilità della normativa. Allora, eh, qui abbiamo fatto un po' di piloghino che è soltanto un po' un, un focus, anche per richiamando un po' la circolare Assonime 31 che è intervenuta moltissima gamba tesa eh, sia su questa che poi come vedrete sugli interventi eh, portati dalla legge, dalla legge di bilancio. In qualche modo uno dei temi che è stato posto in essere dalla, dal decreto di semplificazione è che però questo potrebbe dar luogo a dei possibili comportamenti elusivi e evasivi, nel senso che il contribuente potrebbe uscientemente decidere di spostare componenti possibili, positivi o negativi a secondo che quello gli comporti un, uh, diciamo, un vantaggio sia fiscale che anche potrebbe essere semplicemente di politiche di bilancio, però tendenzialmente uh, questo potrebbe dare spazio al contribuente uh, a spostare con potenza determinati componenti positivi e negativi ovviamente imputando, appellandosi al, al, a un errore un errore uh, postato in essere. Questo cosa potrebbe comportare? Degli effetti ovviamente, chiamiamolo questi effetti collaterali, perché lì dove io cambio e lì dove io con quel principio di derivazione rafforzata, dove valenza quindi a tutto quello che è scritto contabilmente, quindi impatto anche sull'ebit, impatto quindi sullo stato di esercizio quindi in questo potrebbero essere inficiati, eh, quindi in qualche modo agevolati del, del, il, la, la decibilità degli interessi passivi attraverso la valutazione della misurazione del ROL, l'applicazione dell'ace ragione chiaramente del limite del patrimonio netto oppure anche semplicemente le, deduci le deducibilità. Del, della svalutazione credito e tutte quelle che possono essere dei vincoli reddituali o di EBIT che in qualche modo potrebbero vincolare l'accesso alle agevolazioni o meno. Um, quindi, diciamo, la circolare Assonime31 aveva proprio evidenziato questa, questo tema, indicando quindi un po' lo spazio che è dato al contribuente di dare una sorta di arbitraggio no? diciamo delle, de, delle poste proprio al fine di in qualche modo avere dei vantaggi tra virgolette fiscali. E con questo, diciamo. Ma siamo intervenuti proprio per risolvere tendenzialmente un po' queste tematiche, di troppa libertà in qualche modo che veniva data al contribuente senza. Senza sanzione, uh, attraverso proprio la legge di bilancio 197 che in qualche modo invece ha dato un, un limite netto a questa applicazione. Che cosa ha fatto la legge di bilancio? È intervenuta uh, anche lei modificando l'articolo nuovamente, quindi riportando, intaccando ancora l'articolo 83 del TUIR e chiarendo che tutto quello di cui si è parlato, quindi tutta la possibilità del riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati al bilancio a seguito del processo di correzione contabile. Deve essere però uh, um, opera uh, scusate, esclusivamente per i soggetti il cui bilancio è sottoposto a revisione legale dei conti. Questo cosa vuol dire? Che in qualche modo si è dato un limite a quella che la lealtà o la. O la come dire, la possibilità di porre in essere degli arbitraggi proprio lì dove c'è comunque un bilancio che, essendo soggetto a controlli di revisione, in ogni caso ha un, una sorta di, diciamo, di controllo a monte che, in qualche modo, dovrebbe tutelare o perlomeno limitare determinati uh, comportamenti. Questa limitazione, però, che cosa ci porta? Che tutti i soggetti che, in qualche modo, però sono esclusi da questo dettato normativo, quindi che non possono intervenire uh, sulle rettifiche degli errori contabili uh, perché non hanno il bilancio soggetto a revisione ovviamente dovrebbero tornare indietro e quindi ri riaprire quello che era la, 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 la modalità di risoluzione tramite le integrative a sfavore o a favore prevista nella circolare ministeriale 31. Um, Diciamo che quindi la modifica um, è stata proprio, ripeto, volta un po' a limitare questa sorta di, 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 di arbitraggio e comportamenti delusivi, soprattutto anche poi uh, andando a circoscrivere la possibilità di applicazione a quelle che potranno essere le microimprese che quindi di base possono essere revisionate. Queste modifiche valgono a, si aprono a decorrere il periodo di imposta in corso del 22 giugno 2022, quindi per tutti i soggetti con i periodi di imposta solare, diciamo si aprirà, uh, si applicheranno dal 2022. 22, quindi questo tendenzialmente dovrebbe essere il primo anno, quindi le dichiarazioni di dei redditi modello uh, redditi 2023 dovrebbe essere quello dove dovrebbero trovare applicazione oggi uh, queste norme. Chiaramente così soltanto come spot come uh, focus finale diciamo un po' va valutato e rimane aperta questa cosa perché tendenzialmente la uh, l'assonime ha, ha posto questi dubbi senza trovare ad oggi ancora una risposta e cioè qual è l'oggetto di revisione, ovvero qual è l'anno in cui io devo verificare che la società che può porre in essere una rettifica dell'errore contabile è revisionata, l'anno in cui può in essere la correzione o l'anno in cui invece uh, l'errore era, era stato posto. Quindi c'è diciamo, un po' questo limite di capire tempor temporalmente qual è il momento in cui la, la verifica della presenza di un bilancio revisionato Deve essere valida e che promette l'applicazione quindi della semplificazione. Poi c'è anche rimasto un po' aperto il tema delle sabre organizzazioni che mentre nella uh, legge, nel DL uh, semplificazioni erano incluse in quanto tali perché chiaramente determinano le, le imposte di fiscale come le società di capitali uh, diciamo domestiche, rimane invece aperto se una sabre organizzazione che è una casa madre soggetta a revisione estera può rientrare in questa diciamo, sorta di... Uh, di, 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 uh, di di limite di vincolo oppure rimangono escluse. Bene, grazie, grazie Loredana. Continuiamo con le nostre presentazioni legate e dedicate ai temi fiscali. Passo la parola ad Alessandra Serena che parlerà di assegnazione agevolata dei beni. E successivamente all'approfondimento di Alessandra, ci sarà una discussione relativa alle pillole fiscali, sempre tra le colleghe Loredana Genovese ed Alessandra Serena. Bene. Buongiorno a tutti, grazie Stefano. Uh, adesso passiamo a parlare di un'ulteriore disciplina agevolativa che è stata introdotta dalla legge di bilancio e che prevede la possibilità di eh, assegnare, fruendo di un regime fiscale agevolato, eh, alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri. La norma si applica anche, della, ehm, si occupa anche della cessione agevolata di questi beni e anche della trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di queste tipologie di beni. In questo intervento però ci focalizzeremo sulla parte relativa alla assegnazione agevolata e in particolar modo visto che la norma ricalca in larga misura quanto già previsto dalla ehm, legge di bilancio per il 2016. Eh, faremo riferimento nel corso di questo intervento per poter commentare eh, meglio la normativa a degli interventi di prassi che erano stati emanati nel 2016 a commento della precedente normativa e quindi in particolar modo faremo riferimento alla circolare 26E del 2016 e alla circola circolare 37E sempre del 2016. In che cosa consiste questa eh, disciplina consiste nella possibilità di assegnare o cedere eh, dei beni ai soci, beni che andremo successivamente a individuare, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Andiamo intanto a capire chi sono eh, i soggetti che possono eh, accedere a questa agevolazione. Innanzitutto, dal punto di vista della società e quindi del soggetto assegnante. La normativa prevede che possono rientrare nel novero dei soggetti che possono beneficiare della disciplina le società di persone che esercitino attività commerciali, siano esse società in nome collettivo o in accomandita semplice, e poi le società di capitali, quindi nella forma di SRL, SPA o SAPA. Eh, possono beneficiare dell'agevolazione anche società che siano in liquidazione, ovviamente sempre che rispecchino tutti gli, gli altri requisiti previsti dalla norma. Non vi possono invece accedere altre tipologie di società, come ad esempio le società cooperative, le società consortili o i consorzi, perché l'elenco deve essere considerato tassativo. Per quanto riguarda eh, i soci, quindi i soggetti che saranno assegnatari o cessionari eh, dei beni, la norma prevede che per poter accedere a questa misura agevolativa i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove eh, lo stesso sia istituito, alla data del 30 settembre 2022, ovvero eh, devono venire iscritti anche successivamente, però eh, purché questo avvenga entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore eh, della norma e eh, purché avvenga in base a un titolo di trasferimento eh, della proprietà che abbia data certa anteriore al 1 ottobre 2022 e questo al fine di evitare che ci siano degli utilizzi eh, strumentali eh, dell'agevolazione. Dell dal lato dei soci la fruizione dell'agevolazione non è condizionata a particolari vincoli legati alla natura eh, giuridica dei soci, quindi il fatto che gli stessi siano persone fisiche o persone giuridiche, né al regime fiscale agli stessi applicabile, quindi IRPEF o IRES, né tantomeno alla loro residenza fiscale. Venendo adesso all'ambito oggettivo di eh, applicazione della normativa, possono formare oggetto dell'assegnazione agevolata ai soci i beni immobili, purché siano diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè diversi da quelli che sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio della propria attività eh, di impresa da parte della società. Quindi possono essere assegnabili in modo agevolato eh, gli immobili strumentali per natura, gli immobili eh, merce e gli immobili patrimoniali. Ovviamente gli immobili strumentali per natura non devono essere direttamente utilizzati dall'impresa nell'esercizio della propria attività, quindi devono essere concessi in locazione, comodato o ad altro titolo a terzi. Per quanto riguarda poi i beni mobili, anche questi ultimi possono essere assegnati, ma deve trattarsi di beni mobili iscritti in pubblici registri e anche in questo caso deve trattarsi di beni che non sono eh, utilizzati in maniera strumentale nell'esercizio dell'attività di impresa. Quindi, Possono esservi inclusi autoveicoli aziendali, ovvero eh, imbarcazioni o aeromobili, purché privi di questo requisito della strumentalità. Per entrambe le categorie, quindi sia per i beni mobili che per i beni immobili, la valutazione della natura del bene va effettuata al momento della assegnazione. Veniamo adesso a eh, enucleare qual è la determinazione della base imponibile, quindi quella che, su cui poi verrà applicata l'imposta sostitutiva. La base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Con riferimento ai beni immobili è prevista la possibilità di andare a sostituire il valore normale con il valore catastale e quindi con il valore che viene determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti catasto i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposta di registro e ehm, disciplinati. Dall'articolo 52 del testo unico eh, dell'imposta di registro. Qualora invece dell'assegnazione agevolata si proceda alla cessione agevolata, assumerà rilevanza il corrispettivo pattuito tra le parti, ma sempre che il corrispettivo sia eh, di importo pari o superiore al valore normale, così eh, come lo abbiamo descritto. Quindi valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 del TWIR, ovvero ehm, valore catastale del bene. Nella successiva slide, su cui non andiamo a soffermarci, abbiamo eh, riproposto i criteri per la determinazione del valore catastale alle differenti categorie eh, di beni. Per quanto riguarda il costo eh, fiscalmente riconosciuto, ehm, di fatto bisogna fare riferimento per quanto riguarda i beni immobilizzati ai criteri previsti dall'articolo 110 del testo unico che dettano le regole per andare a determinare il costo fiscale dei beni e ovviamente al costo andranno decurtati gli ammortamenti fiscalmente dedotti. Qualora invece oggetto di assegnazione siano eh, dei beni merce, si farà riferimento al eh, costo specifico dei beni, ovvero in assenza del costo specifico andranno eh, utilizzati i normali criteri di determinazione delle eh, rimanenze, quindi il criterio LIFO, FIFO o della media ponderata. Bene, eh, passiamo. Uh, adesso a uh, parlare delle aliquote dell'imposta sostitutiva. In particolar modo è stata fissata un'aliquota uh, dell'8% che trova applicazione in via ordinaria. Um, trova viceversa applicazione un'aliquota maggiorata al 10,5% qualora uh, le società che assegnano i beni siano risultate non operative per almeno due dei tre periodi di imposta precedenti. È previsto inoltre che qualora l'assegnazione dei beni comporti la necessità di andare a eh, decurtare delle riserve che sono vincolate a un regime di sospensione di imposta, risulti necessario applicare un'ulteriore imposta sostitutiva nella misura del 13% e eh, che sarà eh, applicata sul valore della riserva annullata. Passiamo ora a um, parlare brevemente degli aspetti contabili dell'assegnazione, avendo uh, cura di specificare che i principi contabili nazionali comunque nulla prevedono a riguardo, quindi non vi sono regole espresse. Nei principi contabili nazionali che disciplinino l'assegnazione. Peraltro nel 2016 era uscito un documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e inoltre anche la circolare 37 del 2016 aveva avuto modo di eh, soffermarsi eh, sul tema. L'assegnazione comporta, visto che vi è la fuoriuscita eh, di un bene, la necessità di andare ad annullare delle riserve di utili o uh, di capitale in corrispondenza del valore eh, contab contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Valore contabile che potrebbe anche discostarsi rispetto al valore normale o al valore catastale che funge da uh, riferimento ai fini del calcolo uh, dell'imposta sostitutiva. L'assegnazione potrà quindi dar luogo ai fini contabili all'immersione di plusvalenze o minusvalenze se parliamo di beni immobilizzati, ovvero di proventi o perdite se parliamo di eh, beni merce. Per quanto riguarda le eh, plusvalenze e in generale i componenti positivi che possono eh, venire contabilizzati a seguito dell'assegnazione dei beni, questi saranno completamente irrilevanti ai fini fiscali, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, in quanto l'imposta sostitutiva esaurisce eh, a livello definitivo la tassazione in capo alla società. Qualora viceversa emergano delle minusvalenze o dei componenti negativi, le stesse saranno in linea di principio rilevanti ai fini dell'IRAP, purché. Il valore contabile che è stato eh, utilizzato, diciamo sia un valore che comunque sia allineato a un valore eh, normale, e ehm, assumeranno eh, rilevanza ehm, ai fini ires solamente eh, i componenti negativi, mentre le minusvalenze non assumeranno rilevanza perché in caso di assegnazione di beni ai soci. La minusvalenza è considerata come se non fosse realizzativa in base all'articolo 101 del eh, testo unico. Fin qui ci siamo occupati della tassazione in capo alla società. Passiamo ora ad analizzare la tassazione in capo ai soci, soffermandoci eh, per esigenze di tempo esclusivamente sulla tassazione in capo ai soci eh, di società di capitali. Dobbiamo a questo riguardo andare a ricordare un attimo quelle che sono le regole generali che trovano applicazione con riguardo alle attribuzioni di somme o di beni ai soci e che sono contenute nell'articolo 47 del testo unico, il quale eh, prevede un insieme di principi. E innanzitutto, l'articolo 47 prevede che si considerino prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitale, sempre che le riserve di utili non siano in sospensione d'imposta. Prevede poi che eh, quando si distribuiscono riserve di capitale il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione debba venire eh, decurtato e eh, si venga tassati solamente nell'eventualità in cui e nei limiti della parte che eccede il costo fiscale, quindi nel caso in cui vengano restituite riserve che eccedono il costo fiscale della partecipazione. Inoltre, nel caso di attribuzione di beni a titolo di riserve di utili, queste eh, concorreranno a formare il reddito eh, del socio sulla base del valore normale dei beni assegnati e non si darà luogo a riduzione del costo fiscale della eh, partecipazione. La normativa eh, in tema di assegnazioni agevolate è un po' eh, scarna per quanto eh, riguarda la tassazione in capo ai soci. Contiene solo una indicazione che dispone che non trovino applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47. E quindi al fine di eh, interpretare adeguatamente questa um, disposizione, tornano utili eh, i chiarimenti dati con gli interventi di prassi che eh, abbiamo menzionato prima, quindi con la circolare 26 e con la circolare eh, 37, che in particolar modo hanno chiarito che la disposizione ha lo scopo di consentire alla società di assegnare beni ai soci assalvendo un'imposta sostitutiva eh, che viene calcolata sulla differenza tra il valore normale o catastale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto che vada a chiudere fino a concorrenza di questo importo tassato qualsiasi debito tributario sia per la società che per il socio. Quindi questo vuol dire che il socio non subirà tassazione fino a concorrenza di quanto è già stato tassato eh, dalla società. Andando a calare questi concetti sulle assegnazioni con distribuzione di riserve di utili o di riserve di capitali, vediamo che eh, vi sono delle conseguenze di natura diversa. In particolar modo se vengono assegnate riserve di utili, l'assegnazione costituisce in linea di principio eh, utile in natura per il socio tale utile sarà pari al valore normale, ovvero al valore catastale del bene, a seconda della scelta operata dalla società. E l'importo che verrà tassato in capo al socio sarà pari alla differenza tra questo valore, cioè il valore normale del bene, e quanto è già stato tassato in capo alla società. E quindi la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8 o del 10,5% e nell'eventualità in cui le riserve eh, di utili siano riserve in sospensione di imposta, anche eh, l'entità della base imponibile per l'ulteriore imposta sostitutiva del 13% che grava su questa eh, tipologia di riserve. Se invece verranno distribuite... Eh, o meglio, più che distribuite, annullate riserve di capitale a fronte dell'assegnazione dei beni, eh, sarà necessario andare in primis a incrementare il costo fiscale della partecipazione della differenza che è stata assoggettata a imposta sostitutiva e quindi la differenza tra valore normale barra catastale e costo fiscalmente riconosciuto. Andare poi a ridurre il valore così ottenuto del valore normale o catastale del bene assegnato e solo se vi è un'eccedenza, cioè se il valore normale o catastale eccede il costo fiscale rimontato dell'ammontare soggettato a imposta sostitutiva, vi sarà una tassazione in capo eh, al socio. Per quanto riguarda poi le imposte indirette, senza soffermarci molto eh, sul tema, vale la pena sottolineare che ai fini dell'IVA non vi è alcuna eh, disposizione agevolativa e quindi le operazioni di cessione o di assegnazione agevolata rileveranno ai fini dell'imposta sul valore aggiunto secondo le regole. Ordinariamente eh, applicabili in quanto l'IVA è un tributo armonizzato e quindi non sarebbe stato possibile intervenire introducendo regimi di favore. Per quanto riguarda invece l'imposta imposta di registro, è previsto che qualora la stessa trovi applicazione in misura proporzionale venga ridotta alla metà, mentre le imposte ipotecarie e catastali troveranno applicazione in misura eh, fissa. Da ultimo, per quanto riguarda i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, vi ricordiamo che eh, una prima rata pari al 60% dell'imposta deve essere versata entro il 30 settembre 2023, mentre il saldo andrà versato entro il 30 novembre 2023. L'opzione per ehm, questo istituto deve essere esercitata in sede di dichiarazione in cui andrà anche indicato il valore dei beni assegnati e l'imposta sostitutiva versata, quindi il perfezionamento si ha non con il pagamento delle rate dell'imposta sostitutiva ma con il eh, versamento della stessa. Allora, dopo i nostri interventi diciamo, un po' tematici che abbiamo fatto un po' singolarmente io e Alessandra, abbiamo pensato che potrebbe essere interessante fare una veloce carrellata su alcune um, diciamo, tematiche che abbiamo un po' visto, questa legge di bilancio abbastanza ampia, che ha toccato tanti troppi argomenti quest'anno e quindi pensavamo un po' di soffermarci su un aspetto specifico legato alla tregua fiscale e, e poi alle tematiche delle novità introdotte in merito. Alla blacklist. Quindi partirei un po' io a fare sì. brevemente un accenno su Uh, questo, questo nuovo istituto che è stato inserito con la Tregua Fiscale, poi con la Tregua Fiscale quest'anno uh, diciamo nell'ambito della, della finanziaria uh, si è intervenuti proprio per uh, rivedere, semplificare e diciamo, dare un po' di, di opportunità ai contribuenti di risolvere tematiche abbastanza annose. E quella che forse, che riteniamo mm, rilevante discutere adesso con voi brevemente, proprio perché ha una, una valenza temporale molto, molto stringente, è quella del ravvedimento operoso speciale. Il ravvedimento, il ravvedimento operoso speciale è una norma che si pone sopra diciamo, la, la normale regola del ravvedimento operoso definita dall'articolo 13 del decreto legislativo 472 e che si sostanzia in due cose eh, principali, ovvero la misura, e quindi c'è un'importante un a cambio diciamo, nella misura dell'applicazione dell della sanzione che passa da quella che era modulata in ragione alla data del versamento, quindi variava da un quinto a un nono fino a diventare a un diciottesimo, Uh, e poi l'opportunità che non è mai stata data prima d'ora di uh, consentire al contribuente di rateizzare anche la sanzione perché tendenzialmente questo è il grande vincolo legato un po' al revedimento, quindi revedimenti temporanei o parziali dove si aveva i soldi si versava in realtà poi abbiamo sempre visto che la norma l'agenzia dell'entrata in caso di verifica tende ad inficiare questo tipo di, di, di comportamento uh, la, um, il rivedimento speciale si applica tendenzialmente a tutte le dichiarazioni Presentate uh, dall'anno di posta 2021 indietro, quindi le quale, considerando anche quelli che sono tutti gli anni aperti ancora accertabili, e anche le dichiarazioni presentate nei 90 giorni, uh, per tutte tendenzialmente quelle che sono state le ehm, irregolarità che si intende sanare tramite una integrativa. Quindi tendenzialmente quello che rimane eh, tendenzialmente escluso eh, dal operoso speciale sarebbero tutte quelle che sono le eh, tematiche di ehm, regolarità ehm, formali, tutte quelle che eh, derivano dal 36 bis del 600, dal, 30, dal 54 bis della, del decreto IVA. Dicevamo che quindi la, la il revedimento speciale si applica a tutte le irregolarità sostanziali legate alle, alle dichiarazioni. Le dichiarazioni che devono essere state presentate uh, regolarmente uh, con riferimento all'anno di imposto 2021 fino ad andare agli anni aperti d'accertamento. In queste vengono inserite anche quelle che sono comunque le dichiarazioni tardive presentate entro i 90 giorni. Tra le risoluzioni, anche della, tra l'applicazione del revedimento speciale, uh, sono state considerate anche anche quelle che sono le... Um... Le, um, come si chiama, le violazioni sostanziali ma anche prodromiche che sono quasi sempre state escluse e di questo proprio viene chiarito nella, nella norma che possono rientrare anche per esempio i casi di falsa fatturazione um, quello che invece rimane escluso um, diciamo dall'ambito dall applicativo è quello invece relativo a tutte le violazioni formali alle violazioni ex articolo 36 bis e uh, 54 bis um, e poi tutte quelle che si riferiscono alla, al, al famoso quadro del Repubblico, cioè tutte le, um, le, le violazioni che possono afferire alle, alla rilevazione di, um, di elementi finanziari, sia economici che patrimoniali, um, di, um, diciamo di, 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 di asset tenuti all'estero. Quindi, in questo senso, il Ravvedimento speciale non opera per questo tipi di violazioni, soprattutto non opera nel caso in cui c'è stata un'omissione uh, del, del quadro del Repubblico quindi per risolvere il tema del, del quadro RV. Come funziona questo ravvedimento speciale? Uh, tendenzialmente si applica... Um intervenendo con il pagamento delle sanzioni, uh, quindi diciamo in misura volte, diciamo, in maniera veramente uh, drasticamente ridotta, però con un limite temporale, ovvero il, il versamento deve essere fatto entro il 31 marzo del 2023. Sia il, quindi, sia il pagamento della sanzione, degli imposti interessi sia il, uh, il, l'accorredo, la diciamo, il comportamento conclusivo che può essere quello legato a una, alla presentazione di una dichiarazione integrativa. Viene poi Dato, come diciamo all'inizio l'opportunità anche al contribuente di rateizzare, quindi la prima rata deve essere necessariamente versata entro il 31 marzo e poi le rate possono essere applicate fino a un massimo di 8 e andranno al, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo del 2023 fino ad arrivare al 20 dicembre del 2024. L'applicazione la, poi dell'interesse per la rateizzazione è molto bassa perché pare il 2% del valore da versare. Um, una delle cose ovviamente ehm, diciamo, eh, rilevanti dell'applicazione della, della, dell della, di questo ravvedimento è che, in ogni caso, come sempre, il ravvedimento non può intervenire, lì dove ovviamente ci sono delle operazioni di verifica, quindi sono stati invece atti di liquidazione, atti di contestazione, atti articolo, ex articolo eh, 36, ter. Quello che invece sembrerebbe essere rimasto fuori e quindi consentirebbe comunque al contribuente di poter intervenire con il ravvedimento, questo ravvedimento diciamo, straordinario uh, sono invece le emissioni dei PVC. Il PVC non dovrebbe bloccare l'opportunità del contribuente di intervenire con questa misura. Mm? Bene. Passo la parola a Alessandra <ride> che invece ci espone un po' le novità. Sì, io su passo su recluso. altre tematiche anche perché gli istituti deflattivi poi del più. Ma sarà trattati, giusto? Sanno sanno... In realtà noi abbiamo poi, come video, abbiamo comunque intenzioni, sicuramente in breve ci sarà un, un altro un, un evento specifico, perché come diciamo, prima la tregua fiscale è stata veramente impattante, ha veramente coinvolto tante tante tematiche che oggi non era, il diciamo, nostro compito approfondire, ma soltanto un flash e ribadisco perché la scadenza al 31 marzo quindi volevamo dare questo flash veloce certo. questo remind io invece volevo così accennare ad altre due tematiche che sono uh, contenute nella legge di bilancio e una è legata alla reintroduzione di limiti alla deducibilità dei costi sia per l'acquisto di beni che per uh, l'acquisto di servizi da fornitori che siano ubicati in paesi cosiddetti blacklist o sarebbe meglio adesso dire paesi non collaborativi. Di fatto è una disposizione che era in vigore anche anni fa, eh, soprattutto nella stesura attuale era in vigore nel 2015, poi nel 2016 è stata eh, abrogata e ora appunto è stata reintrodotta. E che cosa prevede? Prevede che eh, queste tipologie di costi possono essere dedotti nei limiti del loro valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico. Se eh, si vuole dedurre una eventuale eccedenza rispetto al valore normale risulta necessario eh, dare prova che la prestazione o l'accessione, la, l'acquisto del bene ha avuto concreta esecuzione e anche che ci fosse un effettivo interesse economico da parte del contribuente a porre in essere questa eh, operazione. Inoltre è stato reintrodotto l'obbligo di indicarli separatamente in dichiarazione dei redditi e la mancata indicazione viene sanzionata in maniera anche pesante perché trova applicazione una sanzione pari al 10% dei, dei costi non indicati con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro. Eh, di fatto l'amministrazione finanziaria prima di contestare la deducibilità del costo deve comunque chiedere al contribuente di fornire le prove richieste dalla norma e gli lascia 90 giorni di tempo per poter fornire eh, questa documentazione. Quindi l'avviso di accertamento può essere emesso solo una volta decorso quest'arco temporale se le motivazioni non vengano considerate convincenti. Inoltre il contribuente può anche sottoporre un interpello probatorio all'Agenzia delle Entrate per poter dimostrare la sussistenza degli elementi normativamente richiesti per poter dedurre integralmente questi costi. Um, la disposizione nella sua versione attuale dovrebbe creare meno problemi di quelli che creava la versione esistente nel 2015. Questo perché i eh, paesi considerati non collaborativi sono quelli contenuti. In un'apposita uh, lista uh, diciamo adottata dal Consiglio dell'Unione Europea è una lista che viene aggiornata ogni sei mesi e i paesi in questo momento sono 12, bisognerà ovviamente monitorare che non subiscano modifiche, però al momento sono paesi con cui non è così usuale che intercorrano transazioni commerciali. Di fatto me li sono appuntata e li elenco solo perché, diciamo, per conoscenza e sono le Samoa Americane, Anguilla, le Bahamas, le Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, le isole Turks e Caicos le isole vergini degli Stati Uniti e Van, Vanuatu, quindi paesi come dicevo prima non proprio diciamo, frequentati. Ecco, quindi pensiamo che rispetto alla precedente versione questa eh, norma possa trovare una minore applicazione. Invece c'è un'altra disposizione che può essere di maggiore interesse e che è quella legata alla possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva le riserve di utili delle mh, società partecipate residenti in territori o stati a fiscalità privilegiata. Ehm, I territori a fiscalità privilegiata ai fini della distribuzione eh, dei dividendi sono individuati dall'articolo 47 bis del testo unico e si fa riferimento al livello di tassazione. In particolar modo a livello di tassazione effettiva se abbiamo riguardo a controllate estere, ovvero a livello di tassazione nominale se abbiamo riguardo a società non controllate. Eh, questa disposizione consente di andare ad assoggettare appunto ad un'imposta sostitutiva le riserve che si siano formate nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022. E quindi l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 per i soggetti con esercizio solare e, eh, es e riserve che devono essere esistenti anche all'1.1.23, data di entrata in vigore eh, della norma. L'imposta sostitutiva da assolvere ammonta al 9% per i soggetti IRES e al 30% per invece le persone fisiche o i soggetti IRPEF. Eh, e mh, di fatto eh, può essere ridotta di 3 punti percentuali qualora queste riserve di utili vengano rimpatriate. E quindi questa misura, a maggior ragione agevolativa, è fatta per cercare di riportare eh, in Italia gli utili realizzati da queste società residenti nei territori privilegiati. Eh, peraltro, questo reimpatrio, tra virgolette, dovrebbe intercorrere per avere effetto entro eh, il 30 giugno 2024, o meglio la scadenza è ancorata al termine di eh, versamento del saldo delle imposte sui redditi per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e quindi per i soggetti solari 30 2023, giugno 2024. 2024, 2024 esatto. Esatto. E queste riserve devono essere mantenute però accantonate dal percipiente in un'apposita eh, riserva per almeno eh, due anni. Nel caso in cui queste condizioni non si avverino e quindi non ci sia il rimpatrio, ovvero eh, non ci sia questo accantonamento per due anni bisognerà riversare il 3% mancante eh, maggiorato di un 20%, quindi andrà. Eh, versato un 3.6 più ovviamente eh, gli interessi. L'imposta sostitutiva va versata invece entro il termine di versamento a saldo delle eh, imposte per il periodo d'imposta 2022, quindi il 30 giugno 2023 sempre per i solari, e eh, ehm, l'imposta non può essere compensata tramite modello F24. Con altri eh, crediti di imposta. L'opzione andrà indicata in dichiarazione dei redditi, è un'opzione che eh, può essere esercitata solo per alcune riserve, non per tutte, solo per alcune società che abbiano i requisiti e non per tutte e ehm, eh, avrà efficacia da, già a partire dal 1 gennaio 2023. Quindi questo vuol dire che nel momento in cui avrò assolto l'imposta e andrò a, a distribuire eh, questi utili, a rimpatriare questi utili, eh, non subirò più alcuna tassazione e quindi potrò evitare i regimi penalizzanti di tassazione che hanno ehm, gli utili provenienti da stati o territori a fiscalità privilegiata. L'altro aspetto importante da tenere in considerazione è che eh, l'importo che viene assoggettato a imposta sostitutiva si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e quindi assume rilevanza anche in sede di dismissione al fine di ridurre la plusvalenza tassata. Bene, sostanzialmente bene. Ne abbiamo pensato questi, ripeto, un po' di, di darvi questo focus molto veloce su alcune delle tante uh, domande intervenute e quindi adesso credo che è anche il caso che ci leviamo <ride> perché la parte fiscale è stata fin tanto lunga e, e complessa e quindi diamo la parola a Stefano per il prossimo intervento. Grazie ancora. Grazie. Grazie Loredana, grazie Alessandra. Abbiamo quindi concluso questa sessione fiscale tra gli interventi di Loredana e Alessandra, e anche con questa discussione sulle pillole. E adesso dedichiamoci all'ultima parte della nostra giornata con Valeria Fazio che ci parlerà di queste prospettive future, attuali e future dell'applicazione della normativa SG, della normativa relativa alla sostenibilità che tanto fa parlare in questo momento tutti gli operatori a tutti i livelli, sia internazionali sia nazionali. Grazie Valeria per il tempo che ci dedicherai a approfondire questi importanti sviluppi. Grazie Stefano. Il tuo intervento iniziale mi dà un aggancio importante. Prima parlavi proprio di incertezza del contesto economico mondiale. Io vorrei partire con voi proprio a riflettere su questa incertezza che chiama in gioco maggiore complessità, la necessità per le aziende di gestire rischi che vanno al di là di quelli economico-finanziari, per introdurre il tema di oggi assolutamente molto attuale, che è proprio il tema delle, de, delle dimensioni ESG, veramente la social and governance. Giusto per dare un'occhiata insieme a voi a qualche trend emergente nel mercato. Avrete visto come negli ultimi dieci anni c'è stato, io direi, anche un eccesso di regolamentazione, eh, di normazione eh, eteroimposta eh, sui temi di natura sociale e ambientale. Basti pensare che dal 2009 al 2022 la percentuale di normative che sono state emanate sul mercato europeo sui temi, per esempio, del cambiamento climatico, della transizione energetica, sono cresciute. Del 76% mh, ehm, ancora sono cresciuti gli indici di rating che puntano sulla sostenibilità quale base del merito creditizio. Noi, come BDO, stiamo lavorando tantissimo a fianco delle, delle imprese dei partecipanti ai mercati finanziari proprio per metterli in condizioni di inserire proprio dimensioni di natura sociale ed ambientale nelle loro valutazioni di merito creditizio. Questo la dice lunga di come appunto l'impresa è chiamata oggi più che mai a muoversi in un Contesto di crescente complessità, di crescente incertezza che ovviamente chiama in causa eh, diverse, eh, diverse considerazioni. Ehm, da dove è partito tutto? Io mi occupo di sostenibilità da 26 anni, non ho mai visto, devo dire, nella mia vita professionale un'accelerazione così forte come negli ultimi appunto eh, 5 anni. Da dove è partito tutto? È partito tutto dal lancio del New Green Deal e dall'idea della Commissione europea di coinvolgere sempre più il mondo finanziario eh, nella, eh, nella transizione verde, cioè in questo processo che vuole rendere di fatto da una parte d'Europa un continente attrattivo, in grado di non dipendere per esempio dalle importazioni di materie prime, dall'importazione di eh, mh, materie prime i cui prezzi sono ovviamente schizzati alle stelle, e sto dicendo delle cose assolutamente ovvie, ma soprattutto di eh, fare in modo che il mondo della finanza si è coinvolto attivamente da una parte del rendere trasparenti i criteri, i principi che vengono utilizzati nel destinare le proprie risorse a progetti e aziende che si contraddistinguono in qualche modo per la loro capacità di eh, identificare e gestire eh, rischi che vanno al di là di quelli meramente economico-finanziari, quindi di garantire eh, mh, una solidità, una business continuity al di là proprio del mero nato dato numerico. E, e dall'altra parte nasce dall'esigenza di favorire la, la, la transizione verso investimenti che vengono considerati appunto green. Eh, giusto un'occhiata un a quello che succede a livello globale, ci tenevo a presentarvi questa slide. Il World Economic Forum è un'autorità, eh, devo dire, quando si parla, considerato un po' l'ISTAT a livello globale, è un organismo che da circa 15 anni si diverte a pubblicare ogni anno, pensate a fine gennaio, un report in cui fa il punto e lo fa coinvolgendo dei C-level a livello globale piuttosto che rappresentanti delle istituzioni. Eh, fa il punto su quelli che sono i rischi percepiti eh, ehm, come eh, più maggiormente impattanti ehm, su eh, quella che è la continuità dell'impresa, ma eh, rischi in grado di mettere sotto pressione l'economia mondiale. Chiedo scusa. Il, ehm, cosa succede? Eh, il World Economic Forum pubblica, come vi dicevo, questa statistica bene o male da 15 anni e eh, per il decimo anno consecutivo 9 su 10 dei principali rischi globali sono relativi proprio a impatti ambientali, geopolitici e sociali. E la cosa curiosa quest'anno è che sono percepiti come tale sia in un arco di breve periodo, quindi due anni, sia nel lungo termine, quindi con un orizzonte temporale di 10 anni. Questo la dice lunga su come in qualche modo i mercati ma anche il mondo degli investitori istituzionali non solo, ehm, siano diventati sempre più attenti a quelli che sono proprio gli aspetti non finanziari di una performance eh, aziendale. Eh, nella consapevolezza che appunto identificare e gestire eh, proprio gli impatti non finanziari, che noi possiamo chiamare in qualche modo aspetti intangibili della gestione caratteristica di un'azienda hanno un effetto sul merito creditizio e quindi sulla investibilità. Eh, ma veniamo a noi quali sono. Eh, vi dicevo prima che il New Green Deal ha rappresentato insieme al lancio del piano d'azione per la finanza sostenibile, ha rappresentato una pietra miliare in questa evoluzione normativa. Quali sono i quattro pilastri dell'evoluzione normativa su cui vorrei in qualche modo soffermarvi con voi oggi? Chiaramente non li vedremo tutti, non in modo approfondito. Io in particolare mi soffermerò sulla tassonomia e sulla Corporate Sustainability Reporting Directive. Ecco, mi preme partire dalla Sustainable Finance Disclosure Regulation perché è un regolamento proprio europeo 2088 lanciato nel 2019 che dal marzo del 2021 di fatto obbliga i partecipanti ai mercati finanziari, quindi qui mi riferisco ai fondi pensione, agli istituti di credito, al mondo dei consulenti finanziari, a dichiarare quali sono i principi razionali in base ai quali Ehm, investono in attività che hanno obiettivi o caratteristiche di sostenibilità perché parto dalla Sustainable Finance Disclosure Regulation perché vi dicevo prima che il New Green Deal ha raccolto l'esigenza proprio del piano d'azione per la finanza sostenibile lanciato un anno prima esattamente a marzo del 2018 di fare in modo che gli investimenti si orientino verso è verso aziende che in qualche modo dimostrano di avere sotto controllo no? e, i rischi anche di natura non finanziaria e quindi diano garanzie reali sulla loro business continuity, quindi sulla loro capacità di durare nel tempo. Mi piace il modo in cui eh, i nostri colleghi francesi deferiscono proprio la sostenibilità, la durevolezza no? De, dell'impresa. E quindi la Sustainable Finance Disclosure Regulation eh, di fatto è, è stato ecco, il regolamento principe che ha dato l'avvio a tutta una serie Serie proprio di, di riflessioni eh, sull'evoluzione eh, sulla, eh, normativa. Eh, mi soffermerò in particolare sulla Taxonomy Regulation, vi anticipo: è una, eh, mh, per la prima volta si verifica in Europa, eh, un'attenzione un così forte del mondo istituzionale per una diciamo così, una classificazione univoca, mi piace chiamarlo un vocabolario, eh, della ecosostenibilità degli investimenti, quindi è un sistema che, come vedremo, identifica in modo unifico, univoco quali sono le attività economiche che possono definirsi ambientali in senso stretto, quindi le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, in questo momento soltanto dal punto di vista ambientale e attesa anche una tassonomia sociale entro giugno del eh, 2023 e una tassonomia che riguarda la governance entro la fine del 2024 e infine mi soffermerò sulla Corporate Sustainability Reporting Directive che definisce appunto i requisiti di rendicontazione eh, non finanziaria ehm, più dettagliati sia per le imprese eh, del mondo finance che nel mondo non finance superando di fatto eh, i dettami della eh, direttiva 2014, ehm, che è stata poi recepita in Italia col decreto legislativo 254 del 2016 e che obbligava, se qualcuno di voi si ricorda, appunto gli enti di interesse pubblico eh, tendenzialmente ehm, a eh, pubblicare all'interno della relazione sulla gestione o in un documento separato un definito bilancio di sostenibilità, relazione annuale integrata, insomma che dir si voglia, proprio una serie di informative ehm, chiamate DNF, dichiarazione. Di carattere non finanziario sull'impatto ehm, generato dalle attività delle imprese. Ora, questo obbligo vedremo si eh, estenderà eh, in maniera importante anche a tutta una serie di altri soggetti. Vediamo magari eh, mh, subito la, la corporate sustainability reporting directive, ecco, ma eh, ci tenevo a, a concludere questo, questa, questo focus, eh, come dire, su quello che si sta muovendo a livello normativo, a livello europeo dando eh, questa panoramica di come di fatto ci si sta muovendo sempre di più verso una rendicontazione integrata superando lo stesso no, bilancio di sostenibilità che eh, eh, noi tutti eh, probabilmente siamo eh, a, abituati a vedere insomma con cui abbiamo magari eh, maggiore eh, dimestichezza grazie anche all'evoluzione della standardizzazione mm, mm, come vedremo da questo punto di vista eh, allora mh, mh, giusto velocemente sulla corporate sustainability reporting directive vi dicevo che la direttiva Barnier, recepita in Italia col decreto legislativo 254 del 2016, eh, di fatto eh, mh, obbligava i soggetti quotati e con più di 500 dipendenti a rendere conto, appunto a pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, una DNF. La Corporate Sustainability Reporting Directive eh, si estende invece e diventerà obbligatoria dal 2024, quindi supera di fatto la direttiva Barnier. Uh, ehm, diventerà obbligatorio per gli enti già soggetti alla direttiva del 2014 quindi dalla direttiva Barnier dal 2025 quindi sui report pubblicati nel 2026 ehm, invece riguarderà le grandi imprese non soggette alla direttiva Barnier dal 2026 quindi sui report pubblicati nel 2027 si estenderà alle piccole e medie imprese quotate agli enti creditizi piccoli e non complessi alle imprese di assicurazione captive e di riassicurazione captive. Ecco, questo, capite, amplierà notevolmente la pletora di soggetti che saranno in qualche modo eh, obbligati a tenere sotto controllo, identificare gestire gli impatti, i rischi e le opportunità legati alle loro attività, eh, guardandole, diciamo, da una prospettiva diversa che quella usuale, appunto, non solo quella dell'impatto economico finanziario ma anche quello del L'impatto di natura ambientale e sociale e della buona governance, che è un presupposto eh, chiaramente eh, fondamentale. Ehm, vedremo adesso come eh, la Corporate Sustainability Reporting Directive vada eh, a rafforzare eh, alcuni concetti che già erano presenti all'interno della direttiva Barnier, tra cui il concetto della, della materialità, su cui mi soffermerò tra poco, ma in particolare a, ehm, anche ad aggiungere. Una serie di eh, elementi tra cui, ecco, ci tengo a, a sottolinearlo, verrà resa. Per esempio obbligatoria l'assurance, ehm, sebbene ancora limite dell'assurance, eh, delle mh, dichiarazioni proprio di carattere non finanziario e in secondo luogo ehm, verrà ehm, emanato anche uno standard e atteso anche in questo caso per giugno eh, un nuovo standard di proprietà della Commissione europea e che è emanazione dello standard setter del reporting finanziario, quindi da parte dell'EFRAG, dedicato proprio eh, alla rendicontazione di tipo non finanziario per le aziende che entreranno no? nell'obbligo di rendicontazione, di disclosure eh, di natura non finanziaria. Allora, l'impianto, ehm, quello che vedete qua rappresentato è proprio l'architettura, l'impianto degli SRS, European... Sustainability Reporting Standard, eh, vi dicevo eh, che appunto la, 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 eh, la Commissione ha dato l'incarico all'EFRAG di emettere uno standard proprietario eh, che dovrà supportare le imprese eh, che non hanno dimestichezza no? eh, tendenzialmente con un, un reporting di tipo non finanziario in questo esercizio. Eh, gli SRS, lo, lo, gli standard che vedete appunto qui rappresentati, si dividono in standard trasversali, cross cutting standard. Eh, che comprende gli SRS1 e gli SRS2 e gli standard specifici eh, che si chiamano Topic, Sector, Agnostic, Standard che invece eh, guarderanno più alle dimensioni environmental, social and governance. In che modo? Allora, gli SRS1 forniscono e forniranno informazioni su quelli che sono i principi che devono essere seguiti nel momento in cui si va a costruire la propria dichiarazione di carattere non finanziario, pensate all'accuratezza del dato, allo stesso principio della materialità, piuttosto che alla tempestività nel fornire l'informazione. Gli SRS2 invece eh, si focalizzeranno sui requisiti di rendicontazione relativi al profilo generale dell'organizzazione, la strategia, la governance, ancora l'analisi di materialità, mentre come vi dicevo i Topical Sector Agnostic Standard eh, daranno una serie di indicazioni in termini di ehm, supporto all'identificazione dei rischi e delle opportunità strategiche in chiave ISG, nell'ottica dell'identificazione degli impatti generati proprio dalle organizzazioni in chiave ISG e un'indicazione anche delle metriche, quindi le unità di misura e KPI per andare a misurare l'impatto che viene appunto generato. In questo momento sono in fase di elaborazione i eh, sector specific standard, ci tengo a sottolinearlo perché eh, credo che gli standard specifici di settore che integreranno proprio eh, i standard specifici eh, topical sector agnostic standard supporteranno grandemente le organizzazioni eh, mh, guardando proprio al settore in cui operano, alla geografia in cui operano, eh, a, a dare una rendicontazione precisa. Eh, come avrete capito invece gli standard trasversali SRS1 e SRS2 e anche i, i, i topic eh, eh, vengono definiti appunto, agnostici perché si applicano, hanno la pretesa di applicarsi trasversalmente e indipendentemente da eh, quelli che sono appunto, i settori di riferimento. Eh, queste sono esattamente no, le, le, le tematiche specifiche previste nei topic standard. Eh, come potete eh, vedere, insomma, nulla di nuovo per chi eh, eh, è abituato o ha eh, comunque mh, ha avuto una certa familiarità con la Global Reporting Initiative, che di fatto è uno standard che in questo momento viene utilizzato dagli enti di interesse pubblico, ma anche da chi pubblica una DNF. È volontaria per fare proprio l'esercizio di rendicontazione non finanziaria, mi preme farvi, farvi vedere come, eh, per esempio, le, le tematiche comprese nel cappello diciamo, environmental guarda caso coincidono con i sei obiettivi della, della tassonomia mh, eh, di cui andremo a parlare tra poco. E Questi sono, come vi accennavo, proprio i principi contenuti negli SRS 1, la tempestività nella, 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 nel, nel fornire dati, anche nel raccoglierli, l'identificazione del perimetro che è un aspetto molto importante, cioè si sta rendicontando a livello di capogruppo, si sta rendicontando a livello di consolidato, ehm, prendiamo in considerazione nel momento in cui forniamo gli indicatori chiave di performance la catena del valore a valle, a monte. Ecco, Direi che queste sono, sono indicazioni importanti e peraltro presenti anche negli standard di tipo economico-finanziario. Um, un aspetto su cui mi, mi preme diciamo, richiamare la vostra attenzione, perché credo che rappresenti anche rispetto al Decreto Legislativo 254 una uh, grossissima novità, è il tema della materialità finanziaria e la materialità di impatto che viene introdotta proprio dalla Corporate Sustainability Reporting Directive. Allora, la materialità è un concetto noto a cui si ha occupa di bilancio economico finanziario, di bilancio di esercizio. La materialità è sempre stata definita nel mondo ISG come il punto di intersezione tra ciò che è importante e rilevante per l'azienda e ciò che invece è importante e rilevante per i postatori di interesse e per gli stakeholder. La CSRD è, è, va assolutamente oltre questo concetto, cioè mh, chiede alle imprese di identificare anche gli impatti. Ma da che punto di vista? Allora, dal punto di vista di, della catena del valore quindi della gestione caratteristica, quali sono gli aspetti della mia gestione caratteristica, quindi la mia operation, le mie operation, diciamo la mia catena del valore, che tipo di impatto può generare nel, sul contesto di riferimento esterno. Eh, mh, al contrario, materialità finanziaria, quali sono le dimensioni sociali del contesto competitivo? Che possono incidere sulla mia business continuity, quindi sulle mie performance finanziarie, sui miei numeri, sulla mia continuità aziendale. Quindi c'è proprio questo, questo concetto di interscambio: eh, l'idea che l'impresa sia inserita in, in qualche modo in un contesto di riferimento da cui preleva risorse e rispetto al quale deve rendere conto di come queste risorse vengono utilizzate e quindi restituite al contesto di riferimento. E c'è, eh, eh, mi piace no? eh, vederla così, questa massima integrazione tra dimensione proprio ESG e dimensione economico-finanziaria. Ecco perché prima vi dicevo che si sta andando sempre più verso un bilancio integrato, mh, in cui le dimensioni si fondano, diventano un tutt'uno, perché una condiziona l'altra. Ultimo aspetto della CSRD è dove deve essere contenuta, dove dovrà essere contenuta la dichiarazione di sostenibilità. Ecco, la, 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 la normativa eh, eh, parla di eh, informazioni che devono essere inserite in parti identificabili del rapporto di gestione, in particolare eh, l'informativa deve essere inserita all'interno di un'unica sezione, che è appunto la relazione mh, sulla gestione e eh, verrà chiamata dichiarazione proprio di sostenibilità. Mm. Veniamo invece adesso, eh, questo è il, il, il processo tipico eh, che viene seguito quando si fa un bilancio, si costruisce un bilancio di sostenibilità, ma veniamo appunto adesso a uh, uh, fare un, un focus sulla tassonomia, nei minuti che mi restano ci tengo in qualche modo a parlare di tassonomia, perché ecco, la tassonomia rappresenta rispetto a quanto io vi ho raccontato finora e eh, eh, mi piace questa rappresentazione, quasi una chiave di volta, no? Abbiamo detto che il piano d'azione per la finanza sostenibile nasce dall'idea della Commissione Europea di eh, attrarre in investimenti no? sostenibili, ma allo stesso tempo di fare chiarezza rispetto a ciò che è considerato sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, perché lasciatemi dire, l'obiettivo è anche combattere no, il greenwashing, evitare che eh, eh, se tutte le attività eh, economiche sono classificate come sostenibili nulla rimanga no, eh, o venga identificato come sostenibile. Ecco, in questo contesto la tassonomia rappresenta la chiave di volta perché da una parte facilita ai partecipanti ai mercati finanziari, gli user, gli analisti, gli operatori di mercato, a utilizzare le informazioni delle imprese non finanziarie per concedere prestiti, dirottare gli investimenti e eh, eh, guidare gli investimenti e eh, dirottarli verso attività che sono sostenibili dal punto di vista economico, ovviamente sociale e ambientale. Dall'altra parte però ecco, eh, la tassonomia aiuterà moltissimo le imprese, a, eh, i professionisti dell'accounting, eh, a utilizzare la tassonomia per il calcolo e la verifica di CAPEX, di OPEX e di revenues. Eh, di sostenibilità con una crescente progressione e intensità. Vedremo in che senso perché in questo momento eh, ehm, abbiamo una tassonomia che prevede sei obiettivi ambientali eh, mh, e eh, progressivamente si andrà a lavorare sulla tassonomia sociale e quindi sulla tassonomia relativa, eh, relativa alla governance. Cos'è e cosa non è la tassonomia? Ecco, questo ci tengo a dirlo per fare chiarezza ulteriormente. Ehm, parto dal che cos'è e non è la tassonomia. Non è una norma che obbliga necessariamente, lasciatemi dire, gli investitori a investire in attività ecosostenibili o sostenibili dal punto di vista mh, sociale. Okay? Quindi gli operatori dei mercati finanziari possono liberamente scegliere di investire o meno in società che svolgono attività okay? con diversi gradi di prestazione ambientale possono anche scegliere, lasciatemi dire, di investire in, una, in attività che non sono eh, eh, classificabili ehm, ai fini della tassonomia. Però è certo che nel complesso è probabile che vi sia maggiore interesse per le attività allineate alla tassonomia da parte degli investitori che sono alla ricerca di investimenti green, lasciatemi dire. Sicuramente cos'è la tassonomia? È una norma che eh, fornisce un vocabolario unico, c'è cioè un metodo di classificazione verde comune a livello di Unione Europea, quindi è la prima volta che effettivamente c'è un allineamento tra reporting e rating di sostenibilità, c'è un sistema di classificazione che consente a chi deve investire di eh, avere un aiuto nella scelta degli investimenti. A chi deve chiedere dei finanziamenti e quindi in qualche modo vuole rendersi anche attrattivo sul mercato eh, per dare garanzie reali sulla propria solidità al di là di quelli che sono i numeri e le performance economico-finanziarie fornisce appunto una, una modalità eh, magari non semplice, però sicuramente riconosciuta a livello europeo per eh, appunto segnalarsi sul mercato in questo senso. È inutile dire che la tassonomia ha, si integra perfettamente anche con la Sustainable Finance Disclosure Regulation. Ricordatevi, sono partita da lì per darvi l'overview dell'evoluzione normativa, proprio perché eh, fornisce Specifiche a coloro che devono dare una disclosure trasparente rispetto ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche di sostenibilità o eh, hanno come obiettivo eh, investimenti sostenibili, e questo era. Il tema proprio della, della Sustainable Finance Disclosure Regulation. Vediamo le tempistiche di entrata in vigore della tassonomia. Già dal gennaio dell'anno scorso, quindi da circa un anno, le imprese non finanziarie sono mh, obbligate a comunicare la quota di attività allineate, ammissibili alla, alla, alla tassonomia. Sulla base di criteri quali il fatturato totale, le spese in conto capitale, come vi dicevo, i CAPEX e le spese operative di OPEX, a partire dal 2023, le società non finanziarie comunicheranno anche gli indicatori di performance eh, mutuati dai criteri di vaglio tecnico, come adesso vedremo, eh, associati alle attività economiche allineate alla tassonomia. C'è un, un, una differenza tra l'ammissibilità delle, delle, delle attività economiche economiche, adesso lo vedremo tra un attimo, e le attività invece allineate alla tassonomia. E soprattutto c'è una differenza da una parte sugli obblighi che riguardano le imprese non finanziarie, e quindi è il box che vedete arancione proprio in alto, e gli obblighi che invece riguardano le società finanziarie, che dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, quindi l'arco temporale un po' più, più lungo, dovranno comunicare la quota di esposizioni in termini di GAR, FINGAR, ehm, GAR KPI Stock, eccetera, ehm, ammissibili ai fini e eh, non ammissibili chiaramente ai fini della tassonomia. Giusto velocemente l'ultima eh, slide sul eh, processo previsto dal regolamento 852, quindi dalla tassonomia. Allora, l'impianto eh, applicativo, direi, della tassonomia eh, si fonda sulle previsioni proprio dell'articolo 3 del regolamento 852. Quali sono le condizioni di ecosostenibilità sulle attività economiche? Allora, il fatto che un'attività economica dia un contributo sostanziale ad almeno uno degli obiettivi elencati all'interno dell'articolo 9 della tassonomia, quindi contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici. Il terzo è l'uso sostenibile e la protezione delle acque. Quattro, la transizione verso un'economia circolare. Il quinto, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento. Infine, la protezione e il ripristino della biodiversità. Quindi il primo requisito è che eh, l'attività economica mh, sia identificata come tale e possa contribuire in modo sostanziale ad almeno uno di questi obiettivi. Il, il secondo passaggio è che l'attività ehm, economica pur contribuendo ad uno degli obiettivi ambientali, in questo momento ricordiamoci che gli obiettivi sono solo ambientali, si sta lavorando a quelli sociali, a quelli della governance. Quindi il secondo eh, eh, requisito è che eh, l'attività economica non derichi però alcun danno mh, sostanziale a nessuno degli altri obiettivi elencati nella tassonomia ambientale e questo è fondamentale, è una garanzia se volete di eh, coerenza dell'intero impianto normativo, questo è il principio noto come do not significantly harm, quindi non arrecare alcun danno significativo. Ecco. E il terzo invece requisito è che l'attività ehm, economica eh, preveda il, il, il rispetto eh, dei cosiddetti criteri minimi di salvaguardia. Cosa vuol dire questo? Eh, se un'attività economica eh, risultasse dare un contributo a un obiettivo ambientale ma contestualmente eh, fosse realizzata eh, nel non rispetto di delle condizioni di lavoro, per esempio, o eh, delle linee guida OXE piuttosto che eh, della, della, degli aspetti eh, afferenti meramente alle dimensioni sociali, non sarebbe comunque un'attività che può essere ammessa al tema eh, tassonomico, né tantomeno allineata ecco, alla tassonomia. Il quarto obiettivo invece della, della, della tassonomia, la quarta condizione perché si possa effettivamente parlare di allineamento alla tassonomia, quindi qui ci stiamo muovendo per le imprese eh, non finanziarie verso la parte destra della slide, è che l'attività economica risulti allineata, risulti coerente a quelli che sono i criteri di vaglio tecnico definiti dagli atti delegati della tassonomia. Eh, cosa sono i requisiti di vaglio tecnico, questi i technical screening? Sono requisiti tecnici e requisiti eh, quantitativi di dettaglio per andare effettivamente a valutare eh, i requisiti del contributo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali elencati nella tassonomia e, e i criteri per andare a definire, no, eh, valutare la conformità al principio di no significant harm e quindi identificare gli indicatori proprio in termini di fatturato, OPEX e CAPEX relativi all'attività individuata. Ehm, come ultima slide, ecco, eh, questo è il processo che eh, eh, deve essere seguito proprio invece dalle imprese del settore finanziario per dimostrare la propria, ehm, eh, il proprio allineamento alla tassonomia in termini di ammissibilità e in termini poi di eh, appunto, eh, allineamento vero e proprio. Ovviamente qui parliamo di esposizione finanziaria, quindi se razionali... Do not significant harm piuttosto che eh, l'adesione ai requisiti ai, di vaglio tecnico, piuttosto che il rispetto dei criteri minimi di salvaguardia valgono anche in questo caso è ovvio che i razionali, quindi anche gli indicatori per dimostrare la propria eh, eh, compliance ai requisiti della norma, eh, si differenziano, ecco, non sostanzialmente, ma qui parliamo di esposizione finanziaria, quindi eh, di indicatori che per loro natura sono diversi da quelli che le imprese di natura eh, finanziarie, non finanziaria devono comunque dimostrare di ottemperare ai fini della norma. Questo è tutto, ehm, sono a disposizione chiaramente per domande e chiarimenti. Bene, grazie a tutti i nostri relatori, siamo giunti alla conclusione della nostra giornata di approfondimento dedicato al bilancio 2022. Ora sono arrivate numerose domande sulla nostra piattaforma dedicate agli argomenti di oggi, quindi ringraziamo tutti coloro che hanno inviato la loro domanda. Ricordo che ulteriori domande potete, possono essere inviate a marketing.it e faremo in modo di rispondere a tutti quanti anche successivamente al webinar. Eh, abbiamo delle domande sia dal punto di vista del bilancio sia dal punto di vista del, delle tematiche fiscali e anche ovviamente delle tematiche SG. Incomincio io con, la, con le tematiche relative al bilancio. La prima domanda arriva a una delle tematiche, la tematica delle informazioni aggiuntive sulle incertezze derivanti dal contesto macroeconomico e ci chiedono dove vanno inserite queste informazioni aggiuntive nell'ambito del bilancio della nota, della nota integrativa. La, ricordiamo che ESMA, come dicevamo nella nostra presentazione, indica che queste informazioni vanno inserite in un unico posto, in un unico posto, in una location della nota integrativa, evitando di essere sparse in varie parti delle note o delle relazioni sulla gestione. Quindi la preferenza è indicare le informazioni aggiuntive per quanto riguarda le incertezze con tosto macroeconomico, ma anche le incertezze legate ai rischi climatici in una sola nota, eh, preferibilmente nella nota integrativa oppure nella relazione sulla gestione. Questo facendo riferimento a quanto ci dice il paragrafo 125 dello IAS 1 oppure quanto ci dice quanto anche dell'UIC12. L'altra domanda che giunge è una domanda relativa alla sospensione delle cause di scioglimento in relazione appunto alla, alla deroga delle perdite per, la, per quanto riguarda la perdita del, dei, dei limiti del patrimonio. Anche in quel senso si chiede quale tipo di informativa, ricordiamo che l'informativa da dare è l'informativa in appositi prospetti nella in nota integrativa in cui ha dato indicazione delle movimentazioni intervenute nell'esercizio e anche della stratificazione delle perdite, per ben evidenziare le perdite che nacquono degli esercizi dove c'è stata la deroga alla, alla sospensione delle cause di scioglimento. Terza e ultima domanda, una domanda molto abbastanza dibattuta, una domanda relativa invece agli obblighi di revisione, perché in questo momento sono due normative un po' in contrasto, ci si chiede qual è il limite in vigore per le SRL per la nomina del sindaco del revisore e in base alle ultime interpretazioni a nostro giudizio la, i limiti attualmente in vigore sono quelli stabiliti dal cosiddetto cantiere decreto legge del 32 del 2019, cosiddetto sblocca cantieri, in cui definisce i limiti del 2477,2 e quindi 4, i tre limiti sono i 4 milioni dell'attivo, i 4 milioni di ricavi e i 20 dipendenti. Ricordiamo che l'obbligo delle scatta superamento per due esercizi di uno di questi limiti, quindi parliamo di 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricambio e 20 dipendenti, questo implica eh, l'obbligatorietà da parte della società della nomina del sindaco o del revisore e quindi ricordiamo che la valenza è del 2477. Queste sono tre delle domande ricevute per quanto riguarda le tematiche di bilancio, barra revisione eh, o compliance. Eh, ricordo che se avete altre domande o è, verrà data risposta potete inviarci una mail chiedo adesso invece a, a Loredana uh -huh. eh, la tua tematica della correzione contabile degli errori ha suscitato parecchia curiosità è una tematica cross fra contabilità e fiscalità sì. direi così e la prima domanda che ci giunge è qual è il momento di valenza fiscale della correzione contabile degli errori? Um, sì, immagino diciamo, la domanda è assolutamente pertinente, proprio perché c'è un po' il dubbio di qual è poi il momento specifico uh, della rilevanza dell'errore, uh, in quanto rilevato contabilmente da un punto di vista fiscale. Soprattutto adesso, con l'introduzione del decreto di semplificazione, è ovvio che uh, diciamo, la norma ci pone il limite, come in ogni caso, che uh, questa, questa, la valenza può essere applicata ovviamente lì dove non siano stati aperti accessi o verifiche sull'anno in corso, considerando poi che è una norma che va introdotta adesso in applicazione del 2022, ovviamente ci sono un po' di dubbi. Quello che però la circolare Sony mi ha cercato anche un po' di uh, contestualizzare e formalizzare è proprio l'idea che in ogni caso la valenza economica uh, della, della rettifica contabile che viene data a sede, in sede di un, er, di, di un errore contabile e l'impatto fiscale dovrebbe valere non solo in presenza di un bilancio approvato che quindi rechi eh, diciamo, la, la, la rettifica, la correzione, ma anche di quella che è una contabilizzazione rilevabile dalle scritture contabili, ovviamente eh, in caso di verifica, una scrittura tale di un sistema contabile appropriato che renda questa scrittura in qualche modo stabile e definitiva. Quindi, diciamo, la circolare assonime ad oggi esteso l'ambito, quindi eh, non vincolando a un bilancio approvato, quindi definitivo, ma anche a quella che è l'opportunità che ha il contribuente in corso di fare una contabilizzazione, eh, diciamo. Nel programma gestionale grazie, Loredana. Sempre sulle tematiche correzione di errori, ci chiedono appunto, se assumono la rilevanza fiscale solo le correzioni di errori di competenza. E già ti dico anche un'altra domanda, in modo tale che poi dopo puoi rispondere a tutte e due, ci pensi: <ride> <ride> cosa succede se il contribuente non paga una rata del ravedimento speciale? Quindi, due domande: okay. assumono l'inanza fiscale solo le correzioni di errori di competenza, e cosa succede se il contribuente non paga una rata del ravedimento speciale? Ok, sì, uh, il tema sempre legato ai loro contabili, uh, ovviamente nasce sempre un po' dal, dal tenore normativo che in qualche modo ha lasciato tanti, no? tanti spunti e tanti ambiti aperti. Sicuramente il decreto di semplificazione intervenendo nell'articolo 83 sembra aver dato valenza. Uh, diciamo fiscali alle correzioni, soltanto quelle che poi hanno un impatto temporale, quindi in termini di competenza, quindi non, so, non anche quelle invece generali, le classificazioni di bilancio in qualche modo potevano essere estese. Come sempre, in, questi, in questo ambito, la circolare assonime dà una sua interpretazione sperando, aspicando poi un chiarimento successivo ed è quello invece di dare una valenza più estensiva proprio perché c'è questo collegamento, no? che comunque il decreto legislativo uh, semplificazione ha fatto della. Um, nella derivazione rafforzata, quindi in qualche modo cerca, ritiene, corretto, estendere il concetto di errore di valenza fiscale a tutto il concetto che viene definito dallo C29. Quindi sicuramente ad oggi non è, non è chiarissimo. Il tema normativo sembra essere abbastanza stringente, però si aspica diciamo, un cambiamento da parte uh, di, 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 di interventi successivi. Uh, invece sul ravvedimento chiedevano cosa accade se il uh, contribuente se non paga se una rata. Paga. Uh, come abbiamo fatto dei chiacchieri prima, chiaramente il ravvedimento speciale uh, consente di, fare, diciamo, tutta la, di, di avere questa agevolazione così importante e dà l'opportunità di rateizzare in otto rate, cosa chiaramente è una delle novità vere perché sapete, il ravvedimento non consente uh, eh, la rateizzazione della, della sanzione. Però è stato chiarito che in, in, in decadenza di uno solo diciamo degli obblighi, quindi di una, di, una, di una rata di pagamento, decade completamente diciamo, la, questa agevolazione, così, questa quest opportunità, e quindi la, tutta la parte residua della, 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 del ravvedimento, quindi sanzioni e interesse, viene riformulata interamente. e Su questa non verrà nemmeno più applicato il ravvedimento, ma si fa rimando invece semplicemente all'articolo 13 del 471. E addirittura gli interessi che vengono applicati in forma molto agevolata al 2% per la rateizzazione sulla somma residua che dovrebbe chiaramente adesso essere ripresa uh, dall'agenzia, dall uh, si applica invece il tasso di interesse facendo riferimento sempre alla data, diciamo che è il cutoff per applicare questa, questa norma uh, che è il 31 marzo 2023. Quindi chiaramente è importante farlo, fare i giusti ragionamenti uh, perché se no ovviamente si perde il vantaggio e in quel caso perde il vantaggio. Proprio del ravvedimento. Quindi. Grazie Loredana. Grazie a te. Bene, adesso eh, due domande per Alessandra. Alessandra, parliamo sempre del tema assegnazione dei soci, dei beni dei soci, che è fatto parte un po' della tua. Della tua presentazione. Due domande: abbiamo quindi è possibile assegnare un bene che abbia beneficiato della legge di valutazione 104 del 2020? La prima domanda, ti faccio anche la seconda. Così, te la ripeto. Come mai, buongiorno? L'assegnazione dei beni ai soci può creare implicazioni della superaccia fruita nel 2021? Okay. Sì, sono tutte e due delle domande interessanti. Partiamo dalla prima, quella che riguarda la possibilità di assegnare ai soci dei beni che abbiano beneficiato della legge di rivalutazione, il decreto legge 104 del 2020 e eh, come tutti ricorderemo eh, quella legge di rivalutazione da un lato dava eh, efficacia eh, quasi immediata agli effetti fiscali per quanto riguardava la possibilità di dedurre gli ammortamenti, però dava una efficacia differita invece per quanto riguardava la possibilità di utilizzare il valore rivalutato in sede di dismissione eh, del bene, perché di fatto gli effetti erano differiti al quarto periodo d'imposta successivo, che quindi sarebbe eh, il 2024. Conseguentemente il dubbio c'è se un bene rivalutato eh, possa venire assegnato eh, prendendo come riferimento non il costo ante rivalutazione ma il costo rivalutato del bene e diciamo che a questo riguardo eh, c'è una apertura contenuta nella precedente interpretazione dell'agenzia, la circolare 37 del 2016 che in quell'ambito aveva ritenuto che per poter diciamo rendere comunque eh, appetibile il fatto di accedere all'assegnazione agevolata potesse esserci eh, una interpretazione derogatoria della disposizione e quindi eh, dovesse essere possibile dare valenza al valore rivalutato del bene. Ovviamente aspettiamo nuove interpretazioni confermative in tal senso prima di dare certezza che si possa fare, però diciamo uno spiraglio, un'apertura c'è. Eh, per quanto riguarda l'altro tema della diciamo, commissione tra eh, la superace 2021 e, e l'assegnazione, anche questo è un tema rilevante anche se penso che abbia meno eh, ombre e meno dubbi perché eh, come tutti ricorderemo la superace era la possibilità nel 2021 di andare a beneficiare di una aliquota maggiorata sulla variazione in aumento del capitale investito che si era generata nell'anno 2021. Questa agevolazione aveva però tutto un insieme di paletti, al di là del limite massimo dell'incremento che poteva beneficiare di questa aliquota agevolata, che erano i 5 milioni, c'era anche un meccanismo di recapture sulle annualità successive. Quindi in modo da evitare che negli esercizi successivi quella nuova eh, diciamo, patrimonializzazione di cui la società aveva beneficiato nel 2021 venisse meno nei due anni successivi e conseguentemente se la variazione in aumento del capitale investito viene a ridursi nel 2022 e nel 2023 rispetto alla consistenza del 2021 bisognerà restituire in tutto o in parte l'agevolazione fruita e quindi l'assegnazione agevolata può sicuramente incidere su questo ambito perché come dicevamo prima quando assegno il bene al socio devo andare a ridurre una riserva di utili una riserva di capitale e quindi vado a decrementare il mio patrimonio ovviamente tutto questo potrà essere attenuato o addirittura diciamo, eliminare del tutto l'impatto, se negli esercizi 22 e 23 o comunque degli utili che sono stati accantonati a riserva o delle immissioni, versamenti fatti nella società che assorbano l'effetto della riduzione dovuta all'assegnazione dei beni ai soci. Ok, grazie Alessandra, molto interessante. E quindi abbiamo terminato la parte fiscale, l'ultima domanda, last but not least, l'abbiamo per Valeria, è un po', un po' la domanda che ci si chiede in tanti, no? questo nuovo regime relativo alla nuova direttiva CSRD, questo acronimo, la nuova Corporate Sustainability Reporting Directive, e rispetto al passato presente della direttiva Barnier, quali potranno essere le implicazioni in, più importanti no? sia a livello di preparazione ma proprio anche a livello operativo. Un po' quella è la domanda, quali saranno, se puoi brevemente farci una, un escurso su quale pensi certo. che siano. Grazie. Certo, dunque, a parte la gradualità nell'approccio, quindi nell'entrata in vigore di cui vi ho parlato prima, avete visto le, visto le slide no? con 2024, 2025, 2026, quindi la gradualità. Nell'adozione nell della, della direttiva, sicuramente mi sento di dire che il ruolo del Consiglio di Amministrazione diventerà fondamentale. La direttiva, ma anche gli standard ISRS, parlano molto di impatto, mm. vuol dire eh, eh, identificazione eh, non soltanto dei rischi e delle opportunità strategiche, ma anche degli impatti che l'impresa genera nel suo contesto di riferimento dal punto di vista environmental e social stressa moltissimo la norma il, il riferimento al ruolo del Consiglio di amministrazione che era velato in qualche modo nella direttiva Barnier ma a cui viene reso molto esplicito. Cioè il Consiglio di amministrazione ha un ruolo fondamentale nel eh, mh, comprendere come vengono identificati gli impatti organizzativi, sia nella logica inside out, quindi l'impresa verso il contesto di riferimento, sia comprensione delle sfide dello sviluppo sostenibile, codificate magari con l'Agenda 2030 dell'ONU, ma anche in altro modo. Comprendere appunto come le sfide dello sviluppo sostenibile eh, eh, possono mettere sotto pressione la continuità dell'impresa e la logica outside-in, e qui mi riallaccio anche al concetto della doppia materialità, che è l'altra grande novità della Corporate Sustainability Reporting Directive. Ultimo, ma non ultimo, eh, io credo il tema di aver affidato a uno standard, eh, a uno standard setter, che è appunto l'EFRAG, il compito di mettere uno standard proprietario, legislatore nella direttiva Barnier aveva dato un'indicazione macro di quelli che dovessero essere i temi. Mm? da trattare in questa dichiarazione di carattere non finanziario rispetto a cui andare a fare una disclosure. Ecco, nella, nella, nella CSRD in realtà eh, si fa riferimento proprio a uno standard proprietario, quindi in maniera molto esplicita. E, mh, con tanto di metriche e di eh, principi che devono essere comunque seguiti nella costruzione di questo, di questo esercizio di disclosure di natura non finanziaria. Quindi doppia materialità, impatto, ruolo del Consiglio di amministrazione. Assolutamente fondamentali grazie Valeria. Sì, la doppia materialità è un concetto ancora molto, molto discusso. Eh no? sì. Difficile applicazione <ride> su cui se ne parla. Sì, perché già è difficile capire come si costruisce un'analisi di materialità, figuriamoci doppia. Però ecco, il fatto che bisogna considerare anche. Come gli aspetti ISG, pensate a un evento climatico estremo, no? possono mettere sotto pressione, minare la continuità dell'impresa e quindi anche i numeri della, della, delle performance economico-finanziarie. Credo che sia un concetto importante che traghetterà sempre più i bilanci economico-finanziari verso una considerazione più, più importante, più rilevante delle, delle tematiche ISG, io credo, no? Sì, sono convinto anch'io e sarà anche una, un abbastanza sfidante per tutte le aziende cercare di applicare. Grazie, sì, grazie Valeria, grazie Loredana, grazie Alessandra. Quindi concluderei la nostra giornata, il nostro webinar di approfondimento. Siamo ovviamente sempre a disposizione la mail: marketing.bdo.it e nelle nostre piattaforme, il nostro web pubblicazioni, webinar di approfondimenti sono sempre presenti. Per tutto l'anno, basta iscriversi alla mailing list e per l'approfondimento del bilancio ci vediamo il prossimo anno e buon lavoro a tutti quanti. Un saluto e un grazie a tutti i relatori per aver essere presentato oggi. Saluti e arrivederci.